e lo propongo da prima forza politica del Paese, fermarsi tutti, deporre le armi, sedersi tutti intorno a un tavolo per un comitato di salvezza nazionale, trovare l'accordo fra tutti per le 5 emergenze di questo Paese e poi tornare a votare. Guardate che ci tocca fare, persino un Salvini in versione John Lennon. Ma in realtà non so se definirei Matteo Salvini un dreamer, un sognatore. Ho il sospetto che la proposta del capitano leghista, copyright Giancarlo Giorgetti, sia più quella invece di un abile calcolatore. Infatti, per arrivare a Palazzo Chigi, Salvini ha bisogno di trascinare le folle e le piazze, ma per restarci non basta più la piazza, deve avere qualche alleato anche dentro i palazzi, se no, come ben sapete, il rischio Papete è sempre dietro l'angolo. La proposta di Salvini arriva nel weekend in cui riesplode l'incubo delle banche. Si torna ancora una volta in questo paese a parlare di banche da salvare, la Popolare di Bari, e di banchieri da condannare. Anche qui non vi ricorda qualcosa? Si torna a puntare il dito sui prestiti facili, sui controllori che non avrebbero controllato, e si torna a parlare di nazionalizzazione. Parola chiave, lo ha fatto ieri sera Luigi Di Maio, sentiamolo un momento insieme. Noi oggi con questo decreto avviamo il processo che riguarda uno strumento che in tutta Europa hanno, la banca pubblica degli investimenti. Io l'ho sempre detto, se dobbiamo salvare i risparmi dei cittadini e mettere soldi in una banca, la banca diventa degli italiani, e con questo processo, se servirà l'intervento, potremo nazionalizzare quella banca e fare finalmente una banca pubblica degli investimenti. Questo è il primo tempo di un film già visto, adesso temo che arriverà il secondo tempo, le polemiche, le commissioni d'inchiesta, le promesse impossibili da mantenere. Speriamo almeno questa volta di cambiare il finale, perché lo scandalo banca era già un brutto film la prima volta, evitiamo di farlo diventare una triste saga che non appassiona davvero nessuno. Sigla. È un'onda che non si ferma. In questo momento esiste un nemico. Tagliolino. Che è il pensiero facile, che è lo slogan populista. Una mattinata di lavoro però ne basta. Vada nelle sedi istituzionali a fare politica. Dai, siamo seri. Invece che fare campagna elettorale permanentemente. Provate a mettervi per 10 secondi nei panni di un Matteo Salvini. Qui non si passa. Ma perché gli italiani si stanno muovendo il cervello. Fermatevi, fermiamoci. Operazione di Salvini che è in estrema difficoltà. Sediamoci intorno a un tavolo. No. Non penso che sia più il momento della polemica. La Lega non è nient'altro che il partito di Berlusconi di 20 anni fa. Il centrodestra è la nostra casa. A sinistra no. Da destra! Era una battuta simpatica. Se rischia di saltare una banca come la Popolare di Bari. Questo buco di bilancio nella Banca Popolare di Bari non l'ha fatto un alieno. Ma qualcuno non ha vigilato. Quella banca va nazionalizzata. Questi fanno fallire una banca al giorno e fanno scappare un'impresa al giorno. Rilanciare questa banca. E cominciamo a fare una banca pubblica per gli investimenti, per aiutare le imprese sul territorio. Qua c'è qualcuno che o non capisce, oh, è terribilmente irresponsabile. Allora, ecco
eccoci qua dopo l'ennesimo weekend de fuego di questo governo, di questa maggioranza, dopo le piazze delle sardine, insomma un weekend in cui c'è molto da raccontare e molto da capire. Lo facciamo stamattina, sono molto felice di averlo qui con noi, col direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno Luciano, ben trovato. Buongiorno. Allora, che buongiorno, mi dici di questo weekend? Cosa hai pensato quando hai visto Piazza San Giovanni gremita di pesci, gremita di sardine? Che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo? Mi sono fatto l'idea che c'è un pezzo di questa società che vuole immobilizzarsi fuori dai partiti, che non sopporta tanto le liturgie dei partiti tradizionali della sinistra, e vuole farsi sentire in piazza per dare una mano al fronte che deve impedire, secondo le loro intenzioni, di non far stravincere Salvini, soprattutto in Emilia-Romagna. Che poi tutto questo diventi partito, un partito vero, diventi voti in più allo schieramento di anti-Salvini, credo che ancora sia difficile dirlo. Scusa, le Luciano. Esperienze del passato dimostrano che le piazze... Sì. Però bisogna dire che Salvini sorprende sempre, perché mentre viene indicato come quello cattivissimo che vuole buttare tutto all'aria dalla piazza delle sardine, lui diventa improvvisamente moderato, ragionevole e fa delle proposte di gran buonsenso alla salvatore della patria. Sì, intanto volevo dire che spesso le piazze piene non corrispondono ai voti che ormai si prendono in tantissimi altri modi. Io credo che Salvini abbia fatto una riflessione su quello che sta accadendo. Prima di tutto che forse le elezioni non sono così vicine. C'è un forte fronte in Parlamento contro le elezioni, anche nel suo schieramento. Il secondo punto che non basta avere tantissimi like sui social, cavalcare le rabbie e le paure, ma bisogna prepararsi pure a governare. Se vuoi diventare il futuro premier di questo paese devi darti un profilo diverso, e allora ha fatto questa mossa, un po' una mossa del cavallo, che lo ricolloca in una situazione un po' diversa, una situazione in cui dice: io sono in grado di governare, io vi posso rassicurare, io non cavalcherò le paure del paese, io non sono soddisfatto dello sfascio, anzi cerco insieme agli altri di fronteggiarlo. Allora, da un certo punto di vista è una svolta positiva. Ora ci arriviamo, perché abbiamo qui con noi Gianmarco Centinaio, quindi abbiamo la versione autentica di quello che succede ai vertici della Lega. Però prima passo un attimo ad Andrea Milluzzi, perché vi dicevo che in tutto ciò stamattina è il momento della manovra che deve passare in Senato, si sta discutendo, il governo chiederà la fiducia, insomma molte cose che bollono in pentola, e Milluzzi sa tutto come sempre, vero Milluzzi? Mirta, buongiorno. Ti dico tutto quello che sappiamo, quello che sta succedendo oggi in questo momento al Senato e quello che succederà anche stasera, perché alle 21 è convocato un vertice di maggioranza, alle 15.30 prima un Consiglio dei Ministri, con Conte che radunerà la sua squadra per dire finalmente cosa vorranno fare e mettere un po', battere anche un po' i pugni sul tavolo per avere più unità, più coerenza e avere un lavoro anche facilitato, perché si parla di un Presidente del Consiglio molto spazientito, Mirta, molto anche appesantito dalle polemiche di questi giorni sulla manovra. Manovra che in questo momento è in discussione al Senato. Il ministro D'Incà ha appena annunciato che il governo chiederà la fiducia, quindi oggi pomeriggio alle 14 inizierà la chiamata e alle 15 si voterà la fiducia alla manovra. Appunto, in questo momento l'Aula è sospesa perché il presidente Casellati sta giudicando eventuali inammissibilità al maxi emendamento del governo. Alle 11.20 poi il testo andrà in commissione e alle 14 appunto inizierà il voto di fiducia. Abbiamo intercettato pochi secondi fa la senatrice Barbara Lezzi, ex ministra dei 5 Stelle, l'abbiamo chiesto, nonostante non volesse rispondere alle domande, se ci sono problemi, se ci sono paure, visto anche i tre senatori 5 Stelle che sono passati alla Lega durante il fine settimana per la tenuta del governo, lei ha risposto: vedremo. Quindi insomma, scusa, un voto come di fiducia fai che non a è sapere così scontato, che il presidente Conte è spazientito, ha incontrato qualcuno del suo entourage?
sai tutto pure tu, Mirta. Sì, abbiamo intercettato Rocco Casalino prima della diretta, che stava appunto recandosi al lavoro, e ci ha detto che il clima è un po' quello, cioè non ci sono da parte del Presidente del Consiglio timori per oggi per la fiducia, ma questa sera vorrà dire ai suoi e alla sua squadra che il lavoro deve essere ed compatto, ed è più irritato con Di Maio e i suoi anche... o con quegli amici di Rosato, per esempio, che non vanno ai CDM all'ultimo momento. Ah, diciamo che questa non la so, però a domanda diretta, insomma, dall'espressione posso dirti che oggettivamente verso quelli che non vanno a vertice all'ultimo momento non è tanto piaciuta, ma non è nemmeno tanto piaciuta quelle interviste sui giornali in cui si mette sempre l'asticella un passo oltre per minacciare la tenuta del governo, legge elettorale, lo sai benissimo, insomma, i temi su cui soprattutto allora, il salvataggio delle banche si sta parlando in questi giorni. Grazie Milluzzi, abbiamo messo molte, diciamo, carte sul tavolo. Voglio subito partire da Centinaio per capire questo nuovo Salvini che appunto dice sono pronto a dare una mano, non voglio sfasciare tutto. Cerchiamo di... Cosa è successo? È stato un paio di giorni con Giorgetti che gli ha fatto una bella lavata di testa? Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro due. Non è... Giorgetti è felice, ha fatto un'intervista ieri, una oggi, in cui dice noi siamo responsabili sostanzialmente. Ma noi lo eravamo anche durante l'esperienza di governo, noi siamo andati a casa semplicemente perché volevamo, come abbiamo sempre detto, volevamo fare e avevamo fatto delle proposte e non eravamo riusciti a portarle avanti, e quindi la responsabilità c'era anche durante l'esperienza di governo. È normale che siamo all'opposizione e di conseguenza... non cambia la nostra idea che bisogna andare a votare il più velocemente possibile. Se così non fosse, visto e considerato che, con tutto il rispetto per i colleghi che in questo momento stanno facendo un'esperienza di governo, ci rendiamo conto che questo governo una ne fa e l'altra ne pensa, pensiamo alla tassa sullo zucchero, pensiamo alla tassa sulla plastica, pensiamo a quella sulle auto aziendali, pensiamo a quello tutte che è successo. Tutte le cose che però Rosato ha fatto eliminare, quello pensiamo, sta combattendo con un leone eliminare. Per far levare le tasse, diamoli. No, dai, non scherziamo. La tassa sullo zucchero non è stata eliminata, la tassa sulle auto aziendali è la stessa cosa, la tassa sulla plastica è stata ridotta e rimandata, non è stata eliminata, ecco, cioè... giustamente, perché sennò saremmo qui a parlare d'altro. Parliamo del problema dell'ILVA, parliamo del problema di Alitalia, parliamo del problema delle banche. Capace sto governo, secondo ma voi? C'è una parte di governo che sicuramente ha avuto un'esperienza importante anche in passato e di conseguenza magari un po' più di esperienza ce l'ha, c'è una parte di governo che è quella che ha governato con noi che ma addirittura è sotto Salvini gli occhi è diventato di tutti. Così buono e ragionevole che farebbe andare addirittura a Palazzo Chigi Mario Draghi per fare un governo d'emergenza, risolvere i problemi del paese, perché è stato evocato nelle interviste a Giorgetti Draghi, e Giorgetti dice a suo modo il nome l'ha fatto lei, io non dico niente, ma insomma addirittura arriviamo fin lì, un Salvini così istituzionale? Ma allora facciamo un ragionamento. Secondo noi o si va al voto, è la cosa migliore per gli italiani perché lo vogliono gli italiani, ma se come sembra c'è una parte anche di centrodestra che invece, una parte di parlamentari di centrodestra, non la parte fuori del paese, ma una parte di parlamentari di centrodestra che farebbero di tutto pur di mantenere la cadrega, allora ragioniamo su un governo di emergenza nazionale tenendo quei 5, 6, 7 punti, adesso non lo so quanti fondamentali. Fondamentali da portare a casa tutti insieme per poi tornare a votare. Allora, è tutto molto interessante, un'evoluzione importante questa. Voglio, prima di arrivare a Rosato, mi perdoni, però ho bisogno della scienza di Augusto Mizzolini, perché qui bisogna fare scena, retroscena, controscena, c'è tutto il suo sapere. Prima cosa, chi ha convinto Salvini a fare questo? Sono due imputati colpevoli, uno è Giancarlo Giorgetti, che è da sempre un uomo delle istituzioni, parla con tutti, e l'altro addirittura si parla di un Denis Verdini che direbbe a Salvini cambia strategia. Che cosa sai tu? No, beh, c'è un po' tutto. Può essere strategico e può essere tattico. Tieni conto, partiamo da un presupposto, perché poi se no ce le dimentichiamo, mettiamo i punti fermi. Cioè, questo tipo di ipotesi parte dopo che è passato il MES al Senato. Ovviamente il MES è una cosa importante. Il MES è quel fondo salva stati di cui abbiamo parlato moltissimo, nessuno ci ha capito un cavolo, ecco, una cosa incredibile. Però è stata la grande questione di cui tutti hanno parlato. Tanto per essere chiari, è evidente che rispetto a una posizione del genere, se tu immagini Draghi sul MES
avrebbe detto accettiamo il MES, poi l'avremmo, diciamo, probabilmente trattato meglio, ci saremmo confrontati meglio con gli altri paesi. Draghi è sostanzialmente il patrono d'Europa al momento, perché l'Unione ha fatto delle cose concrete per tenere in piedi tutta la baracca. Allora, il punto qual è, quindi, da questo punto di vista? Quindi c'è stato quello, poi c'è stato, diciamo, un'operazione che però ha portato solamente tre grillini, quindi il governo sta lì, quindi, come si dice, per realpolitik uno tenta di chiamare strategia. Ora il problema è, quella è una grande occasione, io penso, perché noi siamo in una condizione complicata. Noi abbiamo avuto un governo di un tipo, abbiamo avuto di un altro, e stiamo nella situazione di prima, perché certo non si poteva parlare. Il primo è andato come è finito come è finito, quest'altro stiamo a vertici dopo vertici. Viene approvata oggi la legge di bilancio, subito dopo c'è un vertice che dovrebbe dare e definire il quadro di questa coalizione. Tu capisci che stiamo in una situazione problematica. Solo che se tu fai un'operazione di questo tipo, lo devi far seriamente. Cioè, devi porre delle questioni, cioè quei punti debbono essere abbastanza chiari, perché altrimenti sputtaniamo anche l'ipotesi d'appello che ci potrebbe essere qualora questo paese finisse male, d'accordo? Allora io credo che se è una cosa tattica è sbagliata, se è una cosa strategica allora va fatta con tutti i crismi. Ora, dato che lì di motivazioni per cui la Lega può aver fatto questa apertura ce ne stanno tante, e ti ho detto il fatto che, come diceva Centinaio, non si va a votare, il fatto che da questa parte qui non sai, diciamo, qual è la prospettiva. Terza cosa, che stai facendo una legge elettorale che cambia il gioco e che quindi, cioè, chiaramente devi partecipare, in questo Giorgetti l'ha detto fin dall'inizio, o sì, partecipiamo lì altrimenti ci fanno una legge che c'è margine, tanto per essere chiari. Quindi ce ne sono 10.000 motivi, però oltre a questi che riguardano il tatticismo della politica, e c'è un problema di fondo che in questo paese forse probabilmente sarebbe necessario per un momento guardarsi negli occhi, perché esatto, quando noi stiamo all'ennesima crisi bancaria, perché noi ci possiamo dire quello che ti pare, è pazzesco, però è pazzesco storia. E quando tu hai una Banca d'Italia che continua ad essere un istituto chiaramente, diciamo, da rispettare, però c'è un problema di prassi, di programmatica, perché ogni sei mesi ce n'è una. 4 miliardi là, 1 miliardo adesso, tu capisci. Faccio che non finiamo. Faccio fatica a darti torto, devo dire la verità. Rosato, voi siete più discoli in questo governo, perché Conte, insomma, è abbastanza arrabbiato, non vi presentate. Dell'umore di Conte non ci occupiamo, ecco, questo è certo. Del presidente Conte non del suo umore non ci occupiamo. Ah, non ve ne frega niente. No, no, vabbè, non è che non ci occupiamo, non ci occupiamo del suo umore, ecco. Ok, sì, però insomma, se lui fa delle cose d'emergenza, mercati chiusi per salvare una banca e voi non ci andate, insomma, quello rimane male. Ma secondo lei il decreto che è passato ieri sera era a mercati chiusi? Sì, solo che si è potuto discuterne come bisogna discutere su un provvedimento di questo tipo. La Banca d'Italia fa un provvedimento alle ore 18.30, che evidentemente era noto a qualcuno nel governo, non era necessario convocare un Consiglio dei Ministri sapendo che non ci si poteva essere, perché è convocato alle 20.30 per le 21, quando, insomma, i ministri erano in giro per l'Italia. Ma dico, questo è l'ABC della politica, se lo vuoi fare per non far partecipare lo convochi così. Però diciamo che questa è forma, il problema è la sostanza. La Banca Popolare di Bari era in crisi da tempo, si sapeva, e torno... Diciamo, noi abbiamo fatto fior di servizi. Fior di servizi, gli unici che non li hanno visti erano in Banca d'Italia. Dappertutto sapevano che la Banca Popolare di Bari era in difficoltà. E da questo punto di vista era in difficoltà anche perché non ha voluto adeguarsi, ha fatto di tutto per non adeguarsi alla riforma delle banche popolari. Le altre banche popolari che sono adeguate hanno resistito e hanno trovato le modalità per uscire da quella situazione di crisi. La Banca Popolare di Bari ha fatto di tutto per non adeguarsi a quella norma. Dopodiché bisogna salvare i risparmiatori e i dipendenti? La risposta è sì, e noi interveniamo per questo. Ma questo è un decreto che va a salvare quella situazione, cioè i risparmi dei correntisti e i lavoratori. Fermiamoci un momento, perché siamo entrati nel cuore della vicenda. Popolare di Bari, come diceva giustamente Augusto, è l'ennesima banca, l'ennesima storia. I soldi pubblici, lo ricordo sempre, sono soldi nostri, delle nostre tasse, quindi siamo tutti noi che stiamo correndo in soccorso di questa banca. Andiamo a Bari, capiamo cosa è successo e proviamo a entrare un po' dentro l'argomento. Guardate. Buongiorno, siete i risparmiatori della Banca Popolare di Bari? No, per fortuna no. Anche lei è un risparmiatore della Banca Popolare di Bari? Non ce l'ho, non c'ho niente. Ha sentito cosa è successo? Lo so, signorina, purtroppo sono cose che succedono. I ladri sono dappertutto,
quella banca era pericolosa, non da adesso, da anni. Cinque inchieste della magistratura, 10 indagati con accuse che vanno dal falso in bilancio all'estorsione, 77.000 famiglie che hanno perso tutti i loro risparmi. Con i soldi dei risparmiatori, hanno fatto i cavoli loro, sono andato via per disperazione e sono riuscito a prendermi i soldi miei. È finita commissariata dalla Banca d'Italia, la Popolare di Bari, la banca che sembrava infallibile e i suoi vertici intoccabili. Abbiamo perso parecchi soldini, sono 50.000 euro. I vostri risparmi? Tutti i nostri risparmi, di una vita e dei nostri genitori. È un'ingiustizia, non lo so, ecco, approfittarsi dei soci, dei clienti. Non erano affidabili e mi hanno tolto tanti soldi in tanti anni. Renzi, aiutate le banche del nord e perché non aiuti pure la banca nostra? Presidente, che succede? L'Ilva, la Banca Popolare di Bari? Beh, ovviamente quando non intervieni sui problemi in modo giusto, questi problemi poi prima o poi esplodono. Sindaco, è stata sottovalutata la situazione della Banca Popolare di Bari? Questo andrebbe chiesto a Banca d'Italia. Cosa deve fare la politica? La politica deve assumersi la responsabilità, non stiamo salvando i banchieri, stiamo chiedendo di salvare 77.000 famiglie e di salvare un tessuto economico in una città che ha fatto tanti sforzi per essere quello che è. Al momento di firmare, invece di farmi firmare quello che noi avevamo patuito, quella mi ha fatto firmare le azioni, io neanche sapevo che avevo comprato le azioni. Neanche lo sapevo. Io la parola azioni l'ho saputa quando il momento in cui ho perso i soldi. E ora mi tocca fare la vita della miserabile con 500 euro di pensione al mese. Non ti nascondi che non accendi più neanche il riscaldamento. Posso chiederle quanto ha perso? 90.000 euro. Guarda, se fossero venuti i ladri a casa a rubare, sarei stata più contenta, mi sarei rassegnata. Ma io essere rubata dalla banca che io mi sono fidata è una cosa schifosa, è una cosa ignobile, ignobile. Azionisti della Banca Popolare di Bari, diamo voce ai nostri diritti, manifestiamo. Mamma mia, quanti ne ho visti di risparmiatori così, con gente in queste condizioni, vista da Roma sembra una piccola cosa, in quella zona Banca Popolare di Bari, come spesso accade per le banche di territorio, era tutto, era la certezza, era il potere. E adesso capiamo bene cosa è successo, ci fu un'acquisizione grossa, insomma io continuo a pensare anch'io che naturalmente la Banca d'Italia è una grande istituzione di questo paese e bisogna tenerla fuori dalle polemiche. Dopodiché continuo a non capire, vi dico la verità, continuo a non capire. Andrea Punzo, entra Andrea Punzo, perché abbiamo provato a mettere un po' in fila la storia, perché appunto come si arriva fin qui, no? Proviamo a dirlo rapidamente, Andrea. Esatto, partiamo intanto nello spiegare che cos'è la Popolare di Bari, perché la Popolare di Bari non è una banchetta di provincia, la Popolare di Bari ha 68.000 soci, ha 360 filiali in 13 regioni, vorrei dirti che non è solo in Puglia, quindi insomma è un po' in tutta Italia, ha 2.700 dipendenti e ha 15 miliardi di fatturato, questa è la Banca Popolare di Bari. Perché è entrata in crisi? Il cartello 2 ci spiega un po' la situazione di una banca in perdita, perché ha oltre 1 miliardo di crediti deteriorati. Cosa sono i crediti deteriorati? Sono quei crediti che la banca non può riscuotere, quindi li ha lì e non sa cosa farsene. E ha oltre 400... Quindi diciamo che la politica del credito non è stata molto accorta, no. Che se arrivi a 1 miliardo di crediti che non puoi riprenderti, qualcosa che non funziona c'è. Esatto, okay. E ha oltre 400 milioni di perdite nel 2018. Nel 2019 le perdite si stimano già quasi 80 milioni solo a giugno, quindi manca la seconda parte dell'anno. Ha una solidità patrimoniale del 6,2%, lo so, messa così può non significare niente, ma il minimo indispensabile è l'8%, quindi questa banca era già in una condizione di grossissima difficoltà. Tu prima parlavi di un'acquisizione, quell'acquisizione l'anno è il 2014, è il momento in cui la banca acquisisce la Tercas, che è la cassa di risparmio di Teramo. Di Teramo, esatto. E quello è il momento in cui la banca si mette nella propria pancia qualcosa che poi creerà una serie di disguidi. Anche qui non è la prima volta, ne ricordiamo tanti di casi così in Italia, quindi non impariamo nulla dall'esperienza. Benissimo. Esatto.
Allora, invece passiamo a ieri. Tutta questa situazione crea questa situazione qua. Cioè, ieri il governo cosa ha dovuto fare? Ha dovuto stanziare 900 milioni. Questi 900 milioni attraverso Invitalia arriveranno poi al Mediocredito Centrale, che è una sorta di banca del mezzogiorno, mettiamola così. Allora, per ora la banca è salva. Questa è la buona notizia. È tutto a posto. Hanno messo, come dicevano, usato in sicurezza. Hanno messo in sicurezza la banca. Risparmiatori, azionisti e dipendenti. No, risparmiatori e dipendenti. Gli azionisti, purtroppo... Come è accaduto in altri casi, si dovrà capire poi l'arbitrato e tutto il resto, perché naturalmente ci sono situazioni molto diverse. C'è chi ha scelto di rischiare e chi è stato preso per il naso. Gli azionisti sono anche chi ha guidato questa banca a questa situazione, ecco. Ecco, balla, perché poi c'è sempre questo, che poi, insomma, come dicevamo, per tutti gli altri casi, tutte le altre banche, le Venete, Banca Etruria, c'è sempre un tema di poi chi ha sbagliato. Banca Etruria valeva il 3% di questa situazione nazionale. Il 3% ci abbiamo costruito di tutto, non abbiamo messo un euro pubblico, qui stiamo mettendo 900 milioni dei soldi degli italiani su questa situazione. Questo è qualche sassolino che gli anziani giustamente ogni tanto così lanciano così al volo. Per comunicazione, lo dico per così. Puzza. Per concludere, Mirta, l'obiettivo del governo qual è? Soprattutto dei 5 Stelle di Di Maio, è creare una banca di investimento del Sud. Vediamo se ci riusciranno. Intanto la buona notizia è questa. Vorrei farti vedere col cartello numero 4 quello che è la questione delle banche, lo diceva Ettore Rosato prima, perché vedete 11 banche dal 2000, scusate, qua c'è un errore, dal 2015 a oggi, sono 11 le banche in crisi, siamo passati da Monte dei Paschi, alle Venete, siamo arrivati a Carige, che è il caso, non so se ti ricordi, il caso Carige, del governo. Come no, Banca Quindi, insomma, Marche, il numero Carichieti. È davvero impressionante dal 2015 a oggi, quindi allora, c'era un tema banche. Finisco solo l'ultimo cartello per farti vedere questo dato qua che riguarda gli aiuti di Stato, perché noi come contribuenti abbiamo dato 22,8 miliardi di aiuti per le banche, 17 per le Venete e 5 per MPS. Diciamo che la famosa frase "abbiamo una banca", potremmo dirla tutti a questo punto, cari forse, italiani. Forse vale la pena dire che i 17,4 miliardi per le Venete sono un prestito che lo Stato ha fatto, i 5,4 miliardi per MPS sono un altro prestito, un altro investimento, che non sono a fondo perduto, sono soldi che restano degli italiani. Allora, vorrei sentire Luciano Fontana, perché appunto questa vicenda, Luciano, tira fuori però le solite debolezze, anche i soliti meccanismi, no? Nel senso che poi ogni volta i colpevoli, le commissioni di inchiesta, e alla fine sembra sempre che tutto evapori in niente. Sì, certamente nel caso della Popolare di Bari credo che abbia pesato enormemente il salvataggio della Tercas, della banca Tercas. Dopo quel salvataggio probabilmente i controlli sulla Popolare, le ispezioni su quello che stava accadendo in quella banca sono stati probabilmente non così stringenti, altrimenti non si capisce come questa banca possa essere stata nelle mani di una famiglia, il padre presidente, i figli amministratori delegati, che si dava credito concentrato per centinaia di milioni su un'unica impresa. Si facevano debiti senza che ne scattassero meccanismi di salvaguardia. Quindi da questo punto di vista c'è stato un tema fortissimo di controlli ed è il primo problema. Il secondo è che le banche vengono utilizzate, sono state tanto utilizzate in questi ultimi anni per le battaglie politiche, con scarsa attenzione a chi ci rimetteva dei soldi e una grandissima attenzione a utilizzare le crisi per scagliarsele uno contro l'altro. Le commissioni d'inchiesta sono spuntate come funghi, nessuno ha avuto una funzione, adesso ce n'è addirittura una per cui si propone la presidenza a un senatore che è in corso in un caso storico di falso per antisemitismo e addirittura sarebbe Lannutti, il senatore dei 5 Stelle, che ha fatto delle gaffe, ma insomma è generoso chiamarle gaffe, eclatanti sul tema dell'antisemitismo. Non dovrebbe stare in Parlamento, ma, no? Ma la presidenza delle banche. Anche delle... Prego, Luciano. Non ho capito, scusi. No, dicevo che non dovrebbe stare in Parlamento, non alla presidenza di una commissione. Dicevo, mi scusi, semplicemente condividevo quello che lei diceva su... Ah, perfetto.
Bene, dicevo, e oltretutto con posizioni per quello che riguarda l'economia, il rapporto con l'Europa e l'euro abbastanza problematiche. Ecco, mi chiedo a cosa serva adesso varare una commissione banca in queste condizioni, come faccia la Lega a votarlo se lo vorrà votare, come faccia la maggioranza a proporre una commissione che servirà solo a fare caciara e casino, non certo a risolvere i problemi. Ecco, a proposito di quello che ha detto adesso Luciano Fontana, vi ricordo che Casini, non Casino, che è stato il presidente della scorsa commissione d'inchiesta, questa mattina fa un'intervista dicendo esattamente quello che dice Luciano, cioè non serve a nulla se non a buttarsi gli stracci sporchi in faccia. Voglio sentire Augusto, poi arrivo anche a Centinaio, che volevi dirmi? Ma io capisco, se la commissione d'inchiesta in Italia normalmente servono a insabbiare, a parlare d'altro, però qualcosa devi fare. Adesso diciamoci la verità, guarda il meccanismo che è portato qui, è dai tempi delle Lehman Brothers, cioè la vecchia storia, troppo grandi per fallire. L'acquisizione fatta dalla Banca Popolare di Bari serviva per aprire uno spazio per cui alla fine il salvataggio diventava essenziale, perché tu creavi un tale buco che non potevi andare avanti, rischiavi, diciamo, tutto il meridione che finiva senza credito. Però il punto qual è? Visto che il meccanismo è vecchio, è anziano, tu non puoi non tenerne conto. Cioè a me della commissione d'inchiesta che va a vedere quello non mi interessa, ma che ci sia una riflessione sull'istituto che deve vigilare è opportuno, ma non c'è nessun tipo di polemica, perché troppe cose sono avvenute e sono tutte avvenute nella stessa maniera, con la stessa logica, per cui io credo che il momento in cui io nel 2010 dico che tu non puoi più acquisire perché non sei più nella condizione di acquisire e nel 2013 acquisisci, uno rimane un po' così o no? Centinaio, che ne pensa? Perché effettivamente, insomma, adesso al di là delle polemiche che sono inutili, ma insomma, cioè, c'è qualcosa che non funziona nei meccanismi di controllo. Voi su questo porrete un problema? Ma Renzi si è molto esposto all'altro giro e maglie ne incolse, perché diciamo che insomma Banca Italia è un po' come la Croce Rossa. Chi osa sparare su Banca Italia, cosa pensa? Che questi intoccabili enti o persone intoccabili è giusto che scendano dal piedistallo. Io penso che oggi come oggi di intoccabile c'è solamente il Presidente della Repubblica. Banca Italia, se fa degli errori, bisogna comunque rendere pubblico il fatto che Banca Italia sta facendo un errore dietro l'altro, perché Banca Italia sta facendo un errore dietro l'altro. E di conseguenza, oggi come oggi, io sono convinto che una commissione d'inchiesta forse non porterà a niente. L'avevamo detto anche con la commissione d'inchiesta a suo tempo nella scorsa legislatura, presieduta dal senatore Casini, che infatti non portò a nulla. Mi dispiace che Casini oggi dica che non serve a niente, perché io ricordo il suo intervento in aula. Lo disse anche all'epoca, però. Sì, lo disse anche all'epoca, per poi accettare l'incarico, no? E allora, se secondo te... È un uomo di mondo, Casini. Anch'io sono un uomo di mondo. Ha limitato i danni, diciamo. Anch'io sono un uomo di mondo, ma per fare le cose quando si perde tempo forse è meglio andare a fare altro, no? Piuttosto allora vado a farmi un giro con mio figlio, piuttosto che andare a partecipare a una commissione che non serve a nulla. Però oggi come oggi, forse, come ha detto giustamente Minzolini, è l'unica cosa che si può fare. Sono altresì convinto che i 900 milioni bene servono per salvare la banca e i risparmiatori. Tutto questo storytelling... La banca pubblica per il Mezzogiorno non la convince. Tutto storytelling che sta costruendo Di Maio mi ricorda molto l'Ilva che deve diventare pubblica, le autostrade che devono diventare pubbliche, tutto deve diventare pubblico, secondo i 5 Stelle. Io ho sentito parlare anche di rifare l'IRI, rifare la Cassa del Mezzogiorno. Io non voglio tornare al passato, no, io voglio guardare avanti. Pubblica. Ma una banca pubblica a cosa serve? Punto di domanda. Allo sviluppo del Sud, dicono. Ma assolutamente no, perché quello che abbiamo portato avanti in passato per lo sviluppo del Sud, ricordo la famosa Cassa del Mezzogiorno, è finita come è finita. Non torniamo... Centinaio dice no a una banca pubblica, non serve a niente. Ma c'è poi una contraddizione di Di Maio, scusami. Di Maio che cosa dice? Se la prende con i partiti, con la politica e poi la fai pubblica.
Cioè che è un meccanismo di contraddittorio dal punto di vista concettuale, o no? Perché poi anche se dovesse servire allo una banca, se dovessimo andare a salvare una banca al nord e ci dovessero dire che serve a far ripartire gli investimenti al nord, ma no! Il nord è un po' più partito del sud, diciamo così a occhio. Allora, scusate, mi devo andare a un altro tema perché sarà molto importante. Questo sabato a Piazza San Giovanni le sardine hanno riempito Piazza San Giovanni. Sui numeri c'è sempre polemica nel nostro paese, neanche li cito a occhio nudo, diciamo che insomma quella piazza lì era una piazza gremita, lo possiamo dire con grande tranquillità. E poi le sardine addirittura hanno fatto una grande riunione, tutte le sardine diciamo d'Italia, per cominciare anche a darsi una linea, sono venute fuori con un documento, guardate. Siamo fantissimi! Migliaia di sardine si riprendono a Piazza San Giovanni a Roma, che ad ottobre scorso aveva ospitato il popolo di Salvini e del centrodestra. In 100.000 per gli organizzatori, solo 35.000 secondo la questura, ma il colpo d'occhio è impressionante. Questa era la piazza che ha occupato le storiche manifestazioni della sinistra italiana. Serve per risvegliare le coscienze. Noi siamo qui contro ogni razzismo, contro ogni discriminazione. Ci sono giovanissimi, trentenni, quarantenni, ma anche molti capelli grigi. È bello che c'è stata questa scintilla che ha un pochino unito ragazzi e noi un pochino più anziani. Speriamo che porti a qualcosa di positivo. La spinta che dà, secondo me, le sardine deve essere quella a dire ai partiti che ci stanno, soprattutto nella sinistra, eccetera, mettetevi d'accordo, parlate un linguaggio più semplice, meno protagonisti, meno capi e capetti. Noi ci identifichiamo molto con le sardine, noi siamo una delle sardine. Sei i punti programmatici gridati in piazza. Pretendiamo che chiunque ricopre la carica di ministro comunichi solamente sui canali istituzionali. Il più concreto, abrogare i decreti sicurezza di Salvini. Di sinistra questa. Ma abbiamo scoperto in questi mesi che purtroppo i valori della democrazia, dell'uguaglianza, delle relazioni umane, della gratuità entusiasmano molto più il popolo di sinistra che quello di destra, ma questo non era negli obiettivi iniziali. E ora arriva la sfida più dura, capire cosa questo movimento può e vuole diventare. Nel Day After i rappresentanti delle sardine di tutta Italia si sono incontrati per la prima volta in questo spazio occupato dai movimenti di lotta per la casa romani. Ci siamo conosciuti, ci siamo divisi in tavoli di lavoro, abbiamo lavorato sulle diverse regioni perché il primo obiettivo di questa riunione, di questo incontro è tornare il prima possibile nelle piazze. Occorrerà molta pazienza per dare anche un'identità politica a questo fenomeno, scrivono a fine giornata in un comunicato su Facebook che riepiloga il lavoro e gli obiettivi futuri, esclusa la creazione di una nuova formazione, almeno per il momento. Sicuramente appoggeremo la sinistra, però come ho detto, ognuno nella propria libertà. Allora, Luciano, dopo il congresso, per chiamarlo così, le sardine fanno un post in cui dice l'obiettivo delle persone che vedete, che sarebbero loro in questa foto, non è decidere o comandare, ma coinvolgere. È una bella novità già questa? Cosa ne pensi? Ma sì, io penso che sia in ogni caso sempre positivo che le persone partecipino alla vita politica, si mobilitino, pongano temi. Naturalmente lo fanno in una maniera anche un po' romantica, perché la proposta che i ministri non comunichino più sui social mi sembra che abbia scarse possibilità di essere realizzata, visto come va la politica in questo momento, ma in ogni caso è un invito alla serietà, alla responsabilità che penso che tutti possiamo accogliere.
Il secondo punto è chiaramente un movimento che si mobilita dentro il mondo della sinistra, su questo non c'è alcun dubbio. Ne abbiamo avuti tanti in passato, spesso ricordate il grido di Moretti, con questi dirigenti non andremo da nessuna parte, quindi Girotondi, il movimento originato da Cofferati. Spesso a sinistra, quando le cose non vanno tanto bene come non stanno andando tanto bene, c'è uno scatto dal basso. E vedremo a cosa porterà, se finirà nel modo in cui sono finiti i precedenti, oppure questa volta il ruolo sarà maggiore, riusciranno veramente a incidere, insomma, lo vedremo nei prossimi giorni. Allora, in Emilia Romagna credo che peseranno nelle elezioni emiliano. Cioè per Bonaccini sono un aiuto, mi stai dicendo? Sì, penso di sì. Allora, quello che il manifesto delle sardine naturalmente ha degli aspetti molto ingenui, ha ragione Luciano Fontana, pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a lavorare, diciamo che con quelle cose che tu dici, ma come? È la normalità, ma non è tanto la normalità, che chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solamente nei canali istituzionali, insomma, quindi praticamente ogni riferimento a Salvini durante il suo ministero all'interno è puramente casuale, pretendiamo trasparenza nell'uso della politica fra i social, insomma tutte cose effettivamente un po' come dire, larghe. L'unico tema veramente politico che pongono al sesto punto è abrogare il decreto sicurezza, quindi in realtà la vera identità, caro Centinaio, è quella che far le cose diverse da voi. Perché è una novità? Le sardine sono nate contro di noi, le sardine non sono nate pro qualcosa, le sardine sono nate contro la manifestazione di Salvini, contro la presenza di Salvini in determinate città italiane. Loro sono partite da quello. Partendo da quello poi hanno cercato di dare un tono diverso, ma che guardando tutti i filmati che ci sono stati fatti a Roma, però posso dire la verità, io mi ricordo l'Umbria non esistevano ancora le sardine, io vedevo solo piazze di Salvini, lo dicevamo con i miei autori, cioè cavolo, ma in piazza ci va solo Salvini e i suoi, quindi vedere un'altra piazza vuol dire già aver cambiato la grammatica del paese. Perfetto, va bene, allora io sono d'accordo col direttore quando dice in questo momento la sinistra ha un po' di problemi e di conseguenza, come succede storicamente, di conseguenza nascono questi movimenti spontanei dal basso all'interno del mondo della sinistra, e come erano nati i Girotondi, come erano nati gli Arcobaleno, cioè tutta una serie di proposte totalmente diverse. Il problema grosso è che io sfido il PD a riempire quella piazza. Il PD non è in grado di riempire quella piazza, la riempiono le sardine, che non sono PD, che non è PD, è PD, Movimento 5 Stelle, centri sociali, eccetera, gente che non votava più, eccetera, eccetera. Ma scusi, ma l'appello a evitare l'odio, la violenza, non è un appello che fa bene a tutti? Ma chi è violento? Io sfido qualsiasi manifestazione, qualsiasi ognuno di voi a pensare a dirmi una manifestazione violenta della Lega. Allora, una manifestazione su questa violenta. Domanda, che è violento, vado in pubblicità, poi rientriamo e parliamo, sentiamo anche l'opinione degli altri nostri ospiti. Pubblicità, torniamo subito. Mambo italiano. Abbiamo al governo qualcuno che probabilmente non è in malafede, ma non è capace. Non è che sia in cattiva volontà, non è capace. Avrebbe preferito scendere in piazza oggi? Sì, saremmo stati tanti di più, assolutamente. Tanti come le sardine? Di più! La riempite la piazza? Non è altro che, non abbiamo paura di questi numeri. Matteo Salvini sceglie la Camera di Commercio di Milano per il No Tax Day, l'evento contro le tasse della manovra di bilancio del governo giallorosso. Ci sono centinaia di migliaia di persone legate alla Banca Popolare di Bari che stanno vivendo un fine settimana drammatico e di panico, perché l'accoppiata salta la Popolare di Bari e salta Ilva, demolisce la Puglia e demolisce l'Italia. Tra i partecipanti, imprenditori, partite IVA, liberi professionisti. Alcuni avrebbero voluto la piazza, altri sono preoccupati per il proprio futuro. Cosa si aspettava? Diversa. Io sono disoccupata, ho 60 anni,
e sono stanca che mi dicono, quando guardano la mia data di nascita mi dicono, ah mi spiace, le faremo sapere. Ma che vuol dire? C'è una stabilità di governo soprattutto. Bisogna abbassare le tasse altrimenti l'Italia rimane ferma. Salvini prova a rassicurare i suoi e dal palco invoca il ritorno al voto e un comitato di salvezza nazionale per poter riflettere sui rischi che corre l'Italia. In un paese normale il Presidente del Consiglio pro tempore convoca i responsabili di tutti i partiti e dice ragazzi l'Italia viene prima di tutto, sediamoci intorno a un tavolo, lavoriamo tutti insieme per mettere al riparo i risparmi degli italiani e il lavoro degli italiani. Riscriviamo le regole e andiamo a votare il prima possibile. Quello che ha detto oggi Matteo segna anche, mi fa preoccupare ancora di più, perché se arriva un partito a dire mettiamoci tutti insieme e cerchiamo di risalvare questa Italia, vuol dire che veramente siamo arrivati e siamo arrivati alla frutta, insomma. Mi lasci ridere, evidentemente non ho mai visto una cosa di questo genere, neanche nei momenti peggiori ho visto un governo lavorare come questo. Allora, sono capitate parecchie cose in pubblicità. Sul mio tavolo è arrivato un omaggio che è una sardina che cammina. Guardate che roba. Volevo mandarla alla Centinaio, ma non c'è voluta andare la sardina alla Centinaio. E poi mi è arrivato un messaggio che devo girare a Luciano Fontana, di Claudio Borghi, Luciano, che dice che non si può lasciar dire a Fontana che l'Annutti non va bene in quanto antisemita e contro l'euro, perché non si può mettere sullo stesso piano un'idea economica, l'antisemitismo sarebbe come dire antisemita e contro l'austerità. Che senso ha? Ti chiede Borghi. Ma io penso sull'antisemitismo, credo che non ci siano discussioni sul profilo di politica economica, controlli, rapporto con l'Europa, che sono anche spesso molto importanti per quello che riguarda il sistema bancario, credo che non sia la persona giusta. Naturalmente Borghi la può pensare come gli pare, pensandola come l'Annutti non trovo per niente strano che sia qui a difenderlo, insomma. Va bene, allora Rosato e Minzolini, sul tema delle sardine, Rosato, in realtà tutti stanno dicendo un atto d'accusa a voi, alla sinistra italiana che non corrisponde più ai movimenti che ci sono nella società, cioè voi le piazze non le riempite più voi, come mai? Beh guardi, sul fatto che la sinistra oggi usi strumenti antichi per affrontare problemi moderni, noi siamo assolutamente d'accordo, ce ne siamo andati per questo, abbiamo creato Italia Viva assolutamente per questo, in questa consapevolezza che un'epoca come questa va affrontata con strumenti adeguati sia di coinvolgimento sia strumenti adeguati dal punto di vista della prospettiva, della costruzione di un progetto. Però io prenderei quei 5 primi punti che le sardine hanno scritto nel loro programma e le renderei obbligatorie per tutti noi, la metto così, perché sono cose di buon senso che al di là del sorriso che può comunicare il fatto che chi ha una carica deve andare a lavorare nelle sedi istituzionali, però visto che sappiamo che non è sempre stato così, non è sempre così, le renderei obbligatorie. Sul sesto punto andiamo nella precisione, il presidente Mattarella ha detto che ci sono alcune cose che sul decreto sicurezza vanno sistemate e io penso che quelle cose vadano sistemate, dopodiché non credo che questa sia l'epoca delle battaglie ideologiche, in particolare quando si parla di violenza, di toni accesi nella politica. Ecco, ma appunto, perché se non è posto un problema alla fine, ma la violenza chi la fa? E io non mi permetterei mai di dire... A parte che si parla di violenza verbale, cioè è vero che i toni... E quindi i pozzi di questo paese li ha avvelenati Matteo Salvini, come dicono gran parte delle sardine, cioè è lui che ha immesso nella nostra scena pubblica una quantità di odio e di aggressività? Guardi, io penso che Salvini ha usato l'arma della paura
da costruire, da enfatizzare, l'arma del diverso, prendere una barca di disgraziati, fermarla davanti a un porto e tenerla lì 15 giorni e trasformarla nella notizia principale. Facevamo anche qui le dirette su quella imbarcazione e quello era il tema, non si parlava di Ilva, non si parlava di tasse, non si parlava di niente, si parlava solo di quello perché Salvini su quello costruiva la sua comunicazione politica. Quello è stato un utilizzo di una violenza verbale, se vogliamo, cioè nella differenza, in una rottura all'interno della società, perché si creavano spaccature su queste cose che non ha aiutato la politica. A me piace Salvini che dice bisognerebbe chiamare tutte le forze politiche a discutere un momento di gravità, ma quattro mesi fa tu eri al governo, ma chiamavi le forze politiche o eri al papete a bere mojito e a fare cose strane? No, mi sembra che ci fosse quest'uomo istituzionale. Quattro mesi fa Salvini è vero che non chiama, a parte che non era Salvini il Presidente del Consiglio, ahimè. Però quattro mesi fa Salvini in piena estate e anche prima chiamava le forze sociali e al Ministero degli Interni abbiamo incontrato in più di un'occasione, in incontri istituzionali, le forze sociali per parlare di futuro del paese. A proposito di violenza, la violenza la stiamo subendo noi. Questo weekend a Bologna i rappresentanti della sinistra, non si sa di che cosa, si sono messi tutti davanti a un gazebo della Lega per impedire alle persone, ai cittadini bolognesi, di venire a firmare al nostro gazebo. Ora questa la capiamo meglio perché questa non è mai violenza. Una cosa buona. Aspettate, c'è una notizia qui, perché Andrea Melluzzi ha intercettato Enrico Letta che è a Roma. Salve Letta, ben trovato, piacere di vederla, un bel po' che non la vedo. Buongiorno, come va? Come state? Mi hanno fatto un assalto qua in giro per Roma. Io benissimo. Mi aspetta due minuti che vado in pubblicità, ma ho tanta voglia di sentire un suo parere su parecchie cose, comprese le sardine, mi incuriosisce moltissimo. Due minuti. Sì, mi ha detto di sì. Grazie, solamente Nicoletta. Solamente perché siete voi. Pubblicità. Mambo italiano. Qua sono le 12 in punto, dove la linea al TG, ma non gliela do, chiedo veramente venia, ma abbiamo incontrato per strada casualmente Enrico Letta, non posso lasciarmi sfuggire l'occasione di fargli due domande. Salve Letta, sapete benissimo, Enrico Letta, non buongiorno. Bisogno di presentazioni, è il nostro ex presidente del Consiglio. Letta, la domanda che le volevo assolutamente fare riguarda le sardine, perché non ci siamo mai visti in questo lungo mese in cui le sardine hanno riempito le piazze italiane. Che effetto le fanno? Cosa ne pensa? Positivo, da tanti punti di vista. È positivo il fatto che nel nostro paese oggi ci sia molto fermento, molta voglia di partecipazione e molta voglia di farlo in modo composto, su secondo me dei valori e dei messaggi molto positivi. L'hanno fatto i sindaci contro l'odio e a favore di Liliana Segre, i ragazzi per il clima e le sardine oggi, con oltretutto dei messaggi che sono molto positivi. Quello che è uscito ieri a me è piaciuto, messaggi appunto intelligenti, positivi, il richiamo a ognuno a fare la propria parte. E aggiungo che io sabato non sono andato in piazza perché credo che non ci debba essere nessuna sovrapposizione tra chi ha avuto ruoli politici, insomma va assolutamente lasciato libero. Però sembrano un po' lettiane queste sardine come stile. La partecipazione delle persone si muove. Sembrano cose? Un po' lettiane. No, per carità, poverine. No. Senta, mi dica un'altra cosa. La verità è questa, hanno riempito le piazze, ma sono giorni e settimane che tutti nel sistema politico, nel sistema dei media, li stanno aspettando al varco perché facciano errori, perché dicano facciamo un partito, diano giudizi su tutti, facciano quelli un po' arroganti.
Io devo dire la verità, il messaggio che è uscito ieri è un messaggio di persone molto intelligenti che sanno con chiarezza che così come stanno facendo possono dare un grandissimo contributo di serietà al Paese. A me sembra un grande segno, una grande modalità molto molto intelligente e molto positiva. Senta, ci sono altre due cose strane accadute questo weekend. Si parla di una banca pubblica per il Mezzogiorno, utilizzando la Popolare di Bari e facendola diventare... Le piace questa idea? La condivide? Non lo so, non è una cosa che non ho studiato, guardato. Credo che il governo dovesse fare qualcosa per aiutare i risparmiatori lì, ha fatto una norma di emergenza, sul resto non so dirla. Ultima cosa, Salvini ha parlato questo weekend, è molto cambiato, è venuto fuori con un'aria molto più rassicurante, ha parlato di comitato di salvezza nazionale. Le sembra una buona notizia, è una cosa che lei condivide? Ma mi sembra che si sia reso conto che in questi mesi lui ha puntato tutto sulle elezioni immediate, le elezioni non ci saranno perché il nostro sistema è basato su un Parlamento che viene eletto e per 5 anni dura e lavora, e quindi sulla base di questo mi sembra che stia cambiando tonalità e discorsi, perché ha capito che non c'è il voto domattina. Mi sembra che abbia capito anche che alcuni toni che aveva usato erano sbagliati, quindi... Io, siccome non ho pregiudiziali e non ho un atteggiamento preconcetto, credo comunque che per il bene complessivo di un dialogo politico nel nostro Paese, se Salvini dice cose come quelle che ha detto ieri, è meglio piuttosto che fa i discorsi tutti carichi o stracarichi come li aveva fatti nel passato più recente. Quindi non credo che cambi granché, ma tutto sommato è un fatto positivo. Allora, grazie Enrico Letta, le comincio ad augurare buon Natale. Poi spero di vederla presto. Grazie a voi, anche a voi. Arrivederci, mi scuso tanto con Cristina Fantoni, a cui do la linea, però Cristina, era un'occasione, tu mi capisci, facciamo lo stesso lavoro. Certamente, nessun problema Mirta, cerco di recuperare anche un po' di tempo perché naturalmente ci saranno in testa al TG alle 13.30 tutti quelli che sono i temi politici, magari riassunti e discussi anche in quello che è un vertice sui temi, non una verifica, quella annunciata dalle forze di maggioranza nella serata al termine di una giornata in cui comunque il salvataggio della Popolare di Bari ma anche il rush finale in Senato della manovra avrà il suo peso anche negli equilibri sui prossimi temi. Questo discuteranno le forze politiche della maggioranza. Tra le altre cose che andremo a vedere nella giornata di oggi, sul fronte degli esteri, Mirta, ancora una giornata, l'ennesima, molto complicata in Francia, lo sciopero, quella lotta senza esclusione di colpi per rimandare quella che è la riforma sulle pensioni, sono annunciate nella sola zona del RUS oltre 600 chilometri di coda, insomma un caos annunciato però di difficile gestione. Per quel che riguarda invece la cronaca e la nostra Italia, torneremo sulla classifica del Sole 24 Ore che riguarda la qualità delle città italiane. C'è una conferma che è quella di Milano che bissa il successo dell'anno scorso, un arretramento di Roma staccata al 18° posto, ma insomma tanti aspetti da cui osservare questa classifica, anche chi resta in coda. Poi ci sono novità importanti sul caso Cucchi, dalle 13.30 ne riparliamo. Grazie Mirta, ci rivediamo dopo. Grazie Cristina, vedo molta animazione in Senato, ora sta parlando Antonio Misiani, sottosegretario al Ministero dell'Economia. Ho visto che sono intervenuti Salvini, la Ronzulli. Hai qualche notizia per me fresca, Milluzzi? Che è successo? Mi pareva sì, fosse cannabis light il tema. Esatto, il punto è esattamente la cannabis light, perché la Presidente Casellati ha dichiarato inammissibili 15 norme del maxiemendamento, fra cui appunto la possibilità di vendere la cannabis light, cioè quella con lo 0,5% di THC della sostanza, che è stata appunto bocciata. A questa notizia i banchi dell'opposizione, soprattutto la Lega, si è alzata in piede e ha applaudito fragorosamente, mentre la maggioranza di governo si è invece rumoreggiato, ha disapprovato questa bocciatura del Senato. È uscita anche una
nota del senatore Salvini, che appunto, come dicevi tu, ha già parlato in aula, che ha detto no alla droga di Stato, siamo contenti di aver bloccato questa manovra. In questo momento si sta ancora discutendo, il governo sta rispondendo appunto a queste 15 bocciature, poi il testo andrà in commissione di bilancio e poi intorno alle 14 inizierà la tanto attesa chiama per il voto di fiducia sul maxiemendamento del governo alla maggioranza. Noi siamo ancora qua sotto Palazzo Madama, stiamo aspettando l'uscita dei senatori, fra cui appunto lo stesso Matteo Salvini, per capire qual è il clima in aula, allora, e come andrà poi il resto della giornata, che abbiamo detto all'inizio sarà molto molto importante. Per le notizie che ci ha dato Milucci, io qua c'ho il senatore Gasparri, sì, che adesso sì, mi giustamente mi dà la versione autentica. Voglio dire la questione, per carità, Salvini ha parlato, io personalmente ho sollevato giorni fa per primo il problema, spieghiamo di che si tratta. La legge di stabilità riguarda i conti, non si può usare per altre materie, si dichiara estraneità di materia quando un emendamento riguarda altre questioni. Però è sempre accaduto, no? Però si è sempre contrastata questa cosa, okay. Il fatto che ci siano dei cattivi precedenti non è che giustifichi altri errori. Hanno introdotto, utilizzando il tema fiscale, la tassazione della canapa, che viene prodotta anche per scopi industriali, un tentativo di regolare la tassazione, si può fare, è un prodotto come altri, però hanno tentato di reintrodurre con un comma la commercializzazione ad uso umano della cosiddetta cannabis light. Quei famosi negozietti di cannabis cose light, legali. Che è quella che ha un principio attivo entro lo 0,5% di THC. La Cassazione, con una sentenza mesi fa a Sezioni Unite, ha detto che non può essere fatta, diciamo, una vendita per uso umano. Ce lo ricordiamo. Poi la canapa si usa per mille cose, medicinali, tessili e quant'altro. Hanno introdotto, prendendo a pretesto la tassazione della produzione di canapa, questa possibilità di commercializzare per uso umano la cannabis light. Se vogliono fare questo, devono fare una legge apposita, non possono usare la legge di stabilità. Correttamente la Presidente Casellati, dopo una richiesta, io sono giorni e giorni che l'ho detto pubblicamente, l'ha detto anche la Lega, anche altri, noi ci siamo alzati tutti in piedi, io ne ho fatto oggetto di una pubblica discussione e la Presidente Casellati ha non solo quella norma, cassato una serie di norme poco fa, io vengo dal Senato, che sono estranee per materia. Quindi è evidente, la legge di stabilità, che c'entra cosa uno può ingerire o consumare? Vuoi discutere di quella roba? Lo fai in un'altra chiarissimo occasione. Chiarissimo, allora ci ha spiegato molto bene, io adesso però faccio un passo indietro, anzi ne faccio 100, perché oggi sono 100 giorni che il governo Conte 2 è in carica. Sembrano 100 anni per quante ne sono successe, manovre, scissioni, crisi aziendali, MES, insomma di tutto. Abbiamo provato, pensate che impresa ardua, caro il mio De Masi, a mettere 100 giorni in 100 secondi con il timer, guardate. Oggi ci presentiamo per chiedere a voi la fiducia sul nuovo governo. Non la invidio, Presidente Conte Monti. Noi abbiamo bisogno di fare una cosa molto semplice, di restituire alla politica la passione e l'entusiasmo. È riuscito a fregare Conte, Zingaretti, Di Maio. Due ore e abbiamo tagliato per sempre in Italia 345 parlamentari. Stiamo lavorando a una manovra espansiva. Resisteremo col chino. Si è bloccata l'aumento dell'IVA, del regalo di Salvini. In Umbria abbiamo lanciato questo patto civico. Non è un'alleanza. Il Senato approva. Il governo non consentirà la chiusura dello stabilimento di Taranto ex Ilva. Ci batteremo per farlo approvare, perché gli italiani sono molto più avanti del Parlamento, lo Ius Cultura e lo Ius Soli. Qui si parla di Ius Soli, io sono sconcertato. Sono qui per rendere una tempestiva informativa sulle modifiche del trattato sul meccanismo europeo di stabilità. Cercheremo di portare questa istanza verso la politica. Matteo Salvini ha deciso di aprire il mercato delle banche. Non mi sento neanche un criceto, quindi esco dalla ruota e voto no. Non è necessario un nuovo contratto di governo, è necessario chiarire le priorità e un cronoprogramma. Allora, eccoci qua dopo 100 giorni di governo, un po' sballottati se devo dire la verità. Salve Mimmo De Masi, grande sociologo come sapete.
Saluto, collegato con me da Milano, Alan Friedman, amico, collega, autore del libro Buongiorno. Questa non è l'Italia. La cosa che mi incuriosiva sapere, Alan, al volo è, ma questa invece delle sardine, delle piazze di San Giovanni gremite di gente, è la tua Italia, quella che riconosci? Ma io, se sono onesto, quando ho visto il fenomeno delle sardine ho detto che il mio libro, che dice questa non è l'Italia, quell'Italia di odio, di paura, potrebbe essere una guida per le sardine e spero che lo leggano, perché io sono per un'Italia non di odio, paura, demagogia e populismo, ma quel vero Italia di tolleranza, di solidarietà e di una gente che parla con trasparenza. Okay. Scusami, Alan, sì. Vedo che possiamo collegare Gianluigi Paragone, come sapete esponente del Movimento 5 Stelle, come sapete è quello che si è occupato più di tutti di banche nel Movimento. Ciao Gianluigi. Dai, fatemi andare. Gianluigi? Ciao Mirta. Come stai? Ciao Mirta. Complimenti molto per bene, il look. Grazie, tu? Ti vedo elegantissimo, caro Gianluigi. Grazie. Allora, senti, Gianluigi, che succede? È una parola grossa. Che succede con questa popolare di Bari? Vogliono farne una banca pubblica? Di Maio ha detto nazionalizziamo, banca di investimento per il Sud. Cosa ne pensi? Ma come ho scritto oggi sul Tempo, penso che si possano fare tutte le soluzioni del mondo, purché i responsabili dell'omessa vigilanza, e Banca Italia ha parecchie responsabilità sulle autorizzazioni e sulla messa a fuoco di Tercas, quindi dicevo, purché i responsabili dell'omessa vigilanza paghino, e quindi non possiamo avere un sistema di controllo che sfugga sempre alle responsabilità del controllo stesso. Quindi non so più in che lingua dirlo. Scusami, Movimento 5 Stelle, sul banco degli imputati c'è Banca Italia in questo momento? Assolutamente sì, soprattutto, guarda, se c'è proprio un caso scolastico sulla irresponsabilità di Banca Italia rispetto alla fusione Tercas e Popolare di Bari, è proprio questo. Va bene, Alan Friedman, volevo che rispondessi a questo, perché sì, ha fatto riferimento a Tercas, Gianluigi Paragone, voglio dire ai telespettatori, è questa banca, questa cassa di Teramo che fu comprata da Popolare di Bari mettendo dentro la pancia di Popolare di Bari una serie di problemi enormi e su cui la vigilanza di Banca Italia diede l'autorizzazione, per spiegare di cosa parliamo. Friedman. In parole molto povere, Mirta, molto semplicemente, è il dovere di un fondo di assicurazione per i correntisti o del governo di salvare sicuramente i correntisti, quello a prescindere. Ed è ovvio che una banca così non può andare in bancarotta perché farebbe dei danni all'economia del Sud terribile. Fra questo e nazionalizzare la banca c'è un abisso. La soluzione, secondo me, non è di gridare nazionalizzare, perché quello è dagli anni 70, oggi non si fa nazionalizzazione, ma di salvare i correntisti, lasciare andare avanti la magistratura a indagare se c'è stato qualcuno responsabile per prestiti fasulli o di amichetti, quello va indagato sicuramente. Ma Banca d'Italia come si è comportata, Alan? Ma scusami, finisco il concetto. Salvare i correntisti, indagare, la Banca d'Italia non lo so, da vedere se la Banca d'Italia aveva gli elementi o meno, non ho la risposta oggi, non saprei, ma sicuramente l'importante è di non tenere questo come una cosa nazionalizzata, ma di incoraggiare un grande gruppo, che sia BPM, Unicredit o Intesa, di acquistare quello che resta della banca e dare una base solida ai correntisti per il futuro e per le imprese. Ok, chiaro. Gianluigi, dice Friedman, nazionalizzare è la risposta del passato. No, ma ragazzi, il problema è molto tecnico. Io capisco che possiamo infastidire i telespettatori e so anche che Friedman non possa o non debba conoscere le dinamiche, però la vicenda Tercas Popolare di Bari è uno dei grumi su cui capisci che il sistema della vigilanza di Banca Italia è saltato. Quindi, poi ripeto, è anche un po' un discorso tecnico per cui dovrebbe lavorare e avrei voluto lavorare bene in tal senso in commissione d'inchiesta sulle banche, però ormai è chiaro che Banca d'Italia è intoccabile
intoccabile, è iperprotetta dal sistema e i risparmiatori sono ostaggio di questa, sono utilizzati come uno scudo umano per proteggere le irresponsabilità del sistema. Hai evocato la commissione di inchiesta sulle banche, è escluso che tu possa presiederla quella commissione, anche perché oggi tutti dicevano Lannutti non è la persona adatta per tanti motivi. Ma sai, a maggior ragione non potrei accettare i voti del Partito Democratico e dei renziani, perché li ho considerati parte di un tessuto di relazioni, e quindi o la commissione d'inchiesta ha una vasta maggioranza per indicare il presidente, oppure per quel che mi riguarda mi sono bello che sfilato, però il mio nome era stato fatto da Di Maio, non mi ero autocandidato, ecco, vorrei che fosse chiaro a beneficio dei telespettatori. Va bene, vedo per Francesco Maiorino che ci ha raggiunto in studio a Milano, ero deputato del PD, ha detto adesso Paragone che i vostri voti non li potrebbe accettare perché voi siete un pezzo delle relazioni opache che ci sono attorno al sistema bancario. Scusate, mi sono ancora un po' così. Opache l'hai aggiunto tu, io ho detto è abbondantemente parte delle reti relazionali del sistema bancario. Ok, opache l'ho aggiunte io, mi sembrava questo fosse il senso, però per carità, se non era quello, se erano trasparenti a tuo questo parere, va bene. Lo faremo decidere ai giudici, quello lo faremo decidere ai giudici, però... Il sistema riconducibile all'area del progressista abbia delle abbondanti relazioni. Ok, Maiorino. Ma io credo che, vabbè, queste sono le battute che fa Paragone, anche perché deve giustificare in questo periodo il fatto che flirta un po' con Salvini e tiene Di Maio un pochino su una situazione poco chiara, diciamo. Tenta di stare un po' con i 5 Stelle e un po' con la Lega, Paragone. A me è simpatico, però dovrebbe evitare di venire qui a dire che il PD fa strani accordi con il sistema bancario, perché è una cosa divertente da sentire in televisione, ma è una cosa molto seria. Invece in questo momento mi aspetto da un parlamentare della Repubblica, quale Paragone è, che si preoccupi del destino dei correntisti e di quel pezzo di economia di mezzogiorno che non può subire una botta ulteriore, fatemelo dire da chi guarda da Milano tutta questa vicenda, rispetto alla crisi dell'istituzione bancaria. Va bene, Paragone, tu vieni qua, dici che il PD, metti lì così il fatto che il PD ha relazioni opache con il sistema bancario. Opache non l'ha detto, ripetiamolo. Vabbè, l'ha quasi detto, diciamo, l'abbiamo MBS, pensato tutti, però. Facciamo così, Maiorino, dicesse questo. Ti dico un nome, Montepaschi Siena e Fondazione Montepaschi di Siena. Ti vai a prendere gli elenchi di chi dicessi. Ragazzi, perché Montepaschi di Siena non è roba riconducibile al sistema del progressismo. Non hai detto Banca Etruria. Ma guarda, come ancora, vedi, è molto più importante. Ma guarda che è molto più importante MBS. Però posso dirti, che non ti è chiara la densità del valore delle banche. Però MPS, se ti vai a guardare i componenti, capirai molto meglio. Maiorino. Da un parlamentare della Repubblica mi aspetto invece che ci siano azioni a sostegno di interventi utili per difendere gli interessi di questo pezzo di economia che da qualche giorno non sta facendo strani calcoli su chi debba fare il presidente di una commissione parlamentare, ma sta cercando di capire se non viene giù tutto, capito? Questo è il problema, Paragone, questo è il tema, non è chi di voi fa il presidente, perché ho capito che c'è di mezzo una poltrona e quindi siete chiudiamo tutti la un discussione, po' in fibrillazione. Paragone risponde perché non riguarda, perché Maiorino, ti informo che non è una poltrona che mi riguarda. Detto questo, però, che al di là della fibrillazione sulla poltrona c'è il destino di e su Popolare di Abbiamo capito, Maiorino, è chiarissimo, il destino delle persone. Abbondantemente il lessico, Maiorino, lo so che il tema della poltrona è un tema che ti appassiona e di cui hai padronanza di lessico, però a me interessa molto di più capire chi ha fatto consumare un matrimonio improprio tra Tercas e Popolare di Bari. Allora, devo andare avanti, Gianluigi, puoi anche studiare un pochettino, così arrivi la prossima volta preparato. La prossima volta venite in studio tutti e due, la facciamo più semplice. Gianluigi, una domanda finale, perdonami. La voti la fiducia?
L'ho detto al bravissimo collega, questo è un film che non intendo spoilerare adesso, ha un minimo di suspense. Ah, ciao. La suspense, va bene. Ok, allora, si può... prego. Allora, poco fa la Banca d'Italia emette una nota, dice che ha fatto un documento per ricostruire la vicenda della Banca Popolare di Bari, dice la Banca d'Italia, leggo l'ANSA, che... c'erano state un primo accertamento ispettivo nel 2010, quindi 9 anni fa, concluso con una valutazione parzialmente sfavorevole. Allora, la Banca d'Italia ci dice oggi che 9 anni fa aveva fatto delle verifiche con esiti parzialmente sfavorevoli. Ora, qual è il tema? Far saltare una banca è una cosa che nessuno si può permettere perché dentro ci sono i soldi dei risparmiatori, in quella di Bari, in quella di Vercelli e altrove. Quindi è ovvio che è una materia che va maneggiata con cautela e anche per le reazioni a catena. Il fatto di dover tutelare i risparmiatori e il mercato non deve però far mettere in un calderone assolutorio tutti quelli che hanno sbagliato. Certo. Perché la Banca d'Italia non funziona un granché come sistema di controlli in Italia. Perché faccio un nome. Adesso c'è De Bustis, che era amministratore della Banca Popolare di Bari. De Bustis fu protagonista di una vicenda antica. Anni fa il Monte dei Paschi di Siena comprò in Puglia una banca, la banca 121, Banca del Salento. Me la ricordo bene questa storia. Ora si dice che quella banca, cioè questa è parte, che ne so, vale 500 euro, usato. È vero. Se io lo vendo a 5.000 euro a lei... Quello era da lei, io... ha detto lui da lei, ma non l'ho detto io. Se io vendo questo iPad usato, se mi dà 500 euro faccio un affare. Se me ne dà 5.000, c'ho il mio, guardi, se tranquillo. Me ne dà 5.000 per questo iPad usato, c'è qualcosa che non va. Allora, quanto l'hanno pagata la banca 121 con De Bustis? Poi io vado a vedere che a Bari c'è De Bustis. Allora, sti cavoli di controlli. In politica i controlli ci sono. Sono scomparsi i partiti, sono stati cacciati i politici, sono sorti nuovi partiti. Ci sono state delle sanzioni, non solo quelle penali, giuste, talvolta allora, ingiuste. Nel campo bancario, perché non paga mai nessuno? È tutto si può molto dire che chiaro, la Banca d'Italia anche perché dorme un po'? Il sorriso di Friedman. Il sorriso di Friedman era molto più, era molto più napoletano che americano e voleva dire cani sciuno e fesso, perché in realtà effettivamente questi nomi che tornano in Italia ciclicamente a fare più o meno sempre le stesse cose sono una bella stranezza tutta nostra. Negli altri paesi una volta che sballi non ti si vede più in giro, questo è un po'... Però Mirta, posso solo dire una cosa? È importante in tutto che segue adesso per la questione della Banca Popolare di Bari che non ci sia la demagogia, il giustizialismo, questa presidenza della Commissione bancaria per fare caccia alla strega contro qualcuno. È meglio operare in trasparenza, in modo che se disbusti su qualcuno il manager responsabile c'è la magistratura che può indagare, se c'è qualche... Ma l'importante è salvare i correntisti e non questo diventare statalisti, e non fare nazionalizzazione. Salvare allora, i correntisti, un attimo, ma ve non ne prego. Salvare chi li ha messi in pericolo, Ana. Non si salvano gli azionisti. No, no, ho detto i correntisti, ma giusto. Non salvare quelli che hanno fatto gli errori, io questo sto dicendo. No, indagare. Vabbè. Ma allora, senza questa storia correntisti sì, azionisti no, ce la porteremo avanti nel tempo, ricordate le altre banche, ricordate le altre storie, ma fermiamoci un momento perché volevo tornare alle sardine. Il professor De Masi, come tutti gli uomini che hanno visto le piazze di una volta, secondo me si è emozionato un po' a vedere le piazze delle sardine perché è una cosa che insomma ha ridato, diciamo, la sensazione di toccarsi, stare insieme fisicamente da qualche parte, insomma molti in Italia hanno avuto questa sensazione. Io ho provato molto a capirle queste piazze, a capire chi ci andava dentro, ma è una cosa che su cui sto riflettendo molto perché credo che dare etichetta a queste piazze sia molto difficile. Oggi voglio farvi incontrare una sardina un po' particolare, un po' diversa, si chiama Gabriele Denti. Lo farei entrare, Gabriele. Ciao Gabriele. Ciao. Benvenuto, prego, siediti vicino a me. Allora, questa sardina qui è una sardina che viene da Torre Maura. Ve la faccio un momento conoscere, abbiamo organizzato una piccola clip per farvi capire chi è Gabriele, perché insomma tiene insieme due storie e due mondi. Guardate. Sono Gabriele, ho 18 anni, faccio il quinto alberghiero e abito qui nelle case popolari di Torre Maura. Nella mia
mia famiglia siamo 5, lei e mia madre, adesso non sono presenti mio fratello e mia sorella e il compagno. Faccio le pulizie. Mio papà è disoccupato purtroppo e non riesce, diciamo, a trovare un lavoro. Ad aprile abbiamo fatto passare il quartiere per fascista e io faccio parte di questo quartiere e non mi definisco tale. Penso che queste persone, i rom o gli stranieri, non ci tolgano niente, ma appunto è colpa, diciamo, delle istituzioni che ci sono dietro, che dovrebbero garantire a tutti stessi diritti e stesse cose. Stiamo andando a San Giovanni a vedere un po' la manifestazione delle sardine e lì incontrerò la mia ragazza. Mi riconosco più che altro in questo movimento per la battaglia contro l'odio. Allora, Torre Maura la conoscete tutti ormai, dopo tutto quello che è accaduto. Hanno un problema molto pratico a Torre Maura, ma anche molto importante: non hanno avuto riscaldamento per un sacco di tempo e quando va freddo non avere riscaldamento è un gran bel problema. In tutto questo, Gabriele, io non conoscevo Gabriele, ma Gabriele conosceva la mia scrivania, il mio tavolo, il mio studio, perché è venuto qui quando io non c'ero, quindi voi a casa già lo conoscete Gabriele. Allora, Gabriele, il riscaldamento te l'hanno aggiustato, prima cosa che per mi sembra... No, dicono che dovrebbe essere una cosa di giorni. Ancora no? Ancora stiamo aspettando. Da quanto tempo aspettate? È dal 15 novembre che dovevano essere accesi, in teoria dovevano essere fatti con l'Audi e... È un mese che non si riesce a sistemare la caldaia e a far accendere il riscaldamento nelle case delle persone come Gabriele. Poi dice perché sono arrabbiati, anche per questo. Allora, però tu appunto sei deciso di andare in piazza con le sardine, hai deciso di dire il mio quartiere è diverso da come è stato descritto e io sono diverso da come sono. Perché ti hanno attirato le sardine? Cioè, una cosa, nel senso, non è che mi definisco una sardina, come ha detto comunque la collega. Però è un movimento che, cioè, può affascinare per i valori che porta avanti, cioè basta con l'odio, basta le discriminazioni, quello che penso dovremmo pensare tutti, quello che, diciamo, la politica fino adesso stava mandando avanti, odio e discriminazioni. E io, diciamo, dico, cioè, basta, perché dobbiamo andare avanti. Cioè, ecco, ma sai, rispetto a Torre Maura, no? Sai la cosa che si dice sempre, no? Sono talmente arrabbiati a Torre Maura perché non funziona niente, che poi è normale che scatta l'odio, è normale che poi se arrivano i rom loro li accolgono male, perché quando uno è arrabbiato, sente di avere subito molte ingiustizie, poi la prima cosa che succede è che la persona che ti sta davanti, che riceve qualcosa che a te viene tolta, tu la cominci a detestare. Tu pensi che sia un meccanismo questo, che lo capisci, o pensi che sia un meccanismo sbagliato? Sì, no, punto e basta. È sbagliato, però lo capisco, perché quando le persone, diciamo, sono abbandonate e vivi in certe situazioni di disagio, poi è normale che uno vada sempre a trovare un colpevole. Sbagliato, però, cioè, come dicevo, sono le istituzioni, la politica che dovrebbe permettere stessi diritti alle persone e non lasciare troppo le persone in situazioni di povertà, ecco, e disagio. Dimmi una cosa, tu pensi, di cosa avresti bisogno tu, le persone che vivono dove abiti tu, per sentirti invece più tranquillo, più sereno? Cioè, tu hai pulito un parco con la tua ragazza questo weekend, mi hanno detto che hai fatto questa cosa, che sei andato a pulire un parco tu. Sì, diciamo che io lo faccio, cerco di farlo ogni sabato, adesso è 2-3 settimane che non lo faccio perché sono un po' impegnato, però non in un parco, fuori la metro C, ci sono delle aiuole e raccogliamo bottiglie di plastica, bottiglie di vetro, cartacce, che buttiamo noi, cioè, che buttiamo noi. Esatto. Noi di Torre Maura. Mi dici una cosa di cui pensi ci sarebbe bisogno, dovresti chiedere una cosa alla politica per Torre Maura, per la tua zona, cosa c'è bisogno secondo te? Più attenzione verso di noi, nel senso che non è che fanno una strada ogni quando ci sono le elezioni, sotto elezioni fanno qualcosa, si riaffacciano, oppure quando uno scende in piazza a manifestare allora dicono ah ok, allora esistete anche voi, che poi non è solo Torre Maura ma sono tutte le periferie di Roma, diciamo. Quindi noi ci siamo, allora, sempre, abbiamo sempre bisogno. Noi ci siamo andati a Torre Maura, adesso prima di dare la parola a Mimmo De Masi, a cui vorrei, insomma, chiedere di commentare tutto questo, ve la faccio vedere un po' com'è Torre Maura. Guardate. Per tutte le vie di tutta la zona non si è accesa nessuna caldaia. Quindi qui tutti senza... Senza termosifone. Riscaldamenti non c'è, accende e ci fanno morire di freddo. E non si sa quando si accende. Telefoniamo, nessuno risponde. Non
ce la fanno più gli abitanti delle case popolari di Villa Goldiani nella periferia est di Roma. Da un mese aspettano che i riscaldamenti vengano accesi, ma a causa di un guasto alle caldaie ancora niente. Quanti siete in famiglia? Noi siamo in quattro. E tre bambini, di cui uno ben maggiorenne, che è invalido al 100%. E voi, adesso che è freddissimo, siete ridotti così? Sì, siamo ridotti così. Mio figlio è stato male, è stato con la bronchite, e l'abbiamo portato al pediatra, è andato all'ospedale. Sono due anni che sto così, ho mandato email su email a uffici tecnici. Agosto è venuto uno, oddio signora come sta, veniamo subito. A settembre non si sono fatti più vedere. Ma poi che schifo, se tengo tanto chiuso puzza pure sta cosa. Quella è la colonna, è il punto della colonna dello scarico, del bagno, della tazza. Vado al bagno con l'ombrello, quando piove forte su nei terrazzi e cascano le gocce di acqua. Ci spostiamo a Torre Maura, sempre nel quadrante est della capitale, dove al freddo stanno 360 famiglie. La signora vedo che è raffreddata. Sì. Abbastanza raffreddata, insomma. Però d'altronde che devo fare? Più sono imbottita. Lei signora quanti anni ha, lo possiamo dire? 82. E che cosa vorrebbe dire al comune? Io vorrei farci stare a loro al freddo, come ci stiamo noi. E se prevede anche la neve, non so, faremo una stalla al freddo al gelo, perché non, che i termosifoni ancora non funzionano. Pochi chilometri di distanza, Casal Bruciato, altra periferia romana fatta di palazzine anonime, dove regna la rassegnazione per una manutenzione assente e per il silenzio delle istituzioni. Io mi sono salvata per un pelo, perché a momenti mi crollava in testa, perché io sono salita su, tempo di riscendere giù, che quando sono scesa dall'ascensore ho sentito proprio una botta e il soffitto per terra tutto crollato. Ma noi ci sentiamo solo abbandonati, siamo abbandonati a noi stessi. Allora, nessuno dovrebbe andare al bagno con l'ombrello in un paese civile, nessuno dovrebbe stare al freddo, nessuno dovrebbe rischiare che ti casca il soffitto in testa quando esci dall'ascensore. Mi tocca dire queste banalità, ma è esattamente quello che vediamo in questo servizio. Mimmo De Masi. Beh, intanto faccio una piccola parentesi. Se Gaspare ti vuole vendere per 5.000 euro, compralo, perché dentro ci sono tutti i dati di Gaspare, che sono preziosissimi. Quindi... Lo svuoto. Dopo la puntata ne parliamo, forse con i dati dentro possiamo fare un affaruccio. No, allora, la seconda parentesi è tanto per, diciamo, addolcire il clima tipo sardina. È che per la prima volta le sardine sono un movimento che viene imitato all'estero. Noi abbiamo importato tutti i movimenti dal 68 in poi. 68 li abbiamo importati da Berkeley e poi dalla Francia. Tutti i movimenti successivi sono stati importati. Per la prima volta in tutto il mondo si importa dall'Italia un movimento. Cioè siamo riusciti a piazzare un primato mondiale che secondo me va sottolineato. La seconda cosa è che avete tutti detto che quella piazza si è riempita. Ma la cosa interessante rispetto alle altre volte è che le altre volte c'era una manifestazione ben precisa con un discorso ufficiale e poi tutti andavano via e tutto durava un'ora e mezza, due ore. Questa volta è durata quattro ore e la piazza secondo me si è riempita e svuotata almeno un tre volte, cioè ci sono stati alcuni che sono stati un'ora e mezza, altri un'altra ora e mezza, cioè, per cui va moltiplicato per tre quel numero di persone che noi vediamo. Io che ci sono stato quasi tutto il tempo ho visto questa sistole e diastole della piazza. Detto questo, soltanto per aggiungere qualcosa, ma interessante, alle cose, assolutamente, alle cose che avete detto, torniamo alla situazione di Roma. Quello che abbiamo visto è assolutamente inaccettabile, perché il Comune di Roma ha 23.000 dipendenti, ce ne saranno almeno 1.000 addetti a vedere in anticipo come vanno le cose. Cioè quelle riparazioni del riscaldamento vanno fatte in autunno, non in inverno. In inverno ormai è troppo tardi. Ci saranno delle squadre di manutenzione preventiva? Se no, da chi dipende? Cioè noi dovremmo arrivare, e questa trasmissione secondo me è lo strumento più
adatto, dovremmo arrivare a trovare proprio la persona specifica da cui non è partito l'ordine giusto. Cioè, come può accadere, certo, che il Comune di Roma si accorga, certo, che le caldaie sono rotte il 15 novembre, il giorno in cui devono essere accese, sì, e quindi non riesce a sistemarle per tempo e loro stanno, certo, al freddo? Noi, questa è la domanda di fondo. Noi in sociologia del lavoro abbiamo una tecnica che si chiama inventata da un professor Flanagan, dell'incidente critico. Questo è un incidente critico, si va in un posto prefigciso, in un sottoscala, in un tubo rotto, e si risale da quel tubo via. Allora, questa è una cosa molto interessante, la voglio girare questa provocazione, ma insomma, che invece poi è un metodo. Il professor De Masi ha un milanese che però l'ha fatto l'assessore a Milano, e che devo dire, perché io sono sempre molto sincera, che nelle periferie c'è stato, ci ha messo la faccia, ci ha lavorato, insomma, per dire che poi non è vero che nessuno ci va. Ecco, io me lo ricordo, tutto, l'ho collegato da mille Roma volte. Ha tutto da imparare da Milano, deve farlo con umiltà. Perché loro stanno insegnando, allora, a tutta l'Italia come si fanno. Dia una lezione a Roma, ma io dico, ci dica un po' che dobbiamo fare, insomma, perché l'idea è che qua ci sta Gabriele che ci racconta che da un mese hanno freddo nel terzo millennio a Roma, per noi è abbastanza incredibile. No, beh, intanto lezioni a Roma non bisogna darle. Il problema vero è che in questo paese spessissimo il tema della qualità della vita nei quartieri per me è stato considerato come un tema poco rilevante, invece è una priorità assoluta. E io mi auguro che, lo dico anche a quelli del mio partito che partecipano a questo vertice che c'è al governo, del governo nazionale, del governo Conte, sia di questi temi che si discuta in queste ore. Cioè il governo nazionale deve mettere lì, rispetto a prima, molte più risorse scelte proprio per far cambiare il volto alle nostre periferie, prima cosa. Seconda cosa, sono molto d'accordo con il metodo De Masi, cioè andare poi a beccare se c'è una responsabilità, perché magari siamo di fronte anche a delle responsabilità individuali e su questo non bisogna tanto girarci attorno. Terza cosa che mi viene da dire guardando, diciamo, questo pezzo di trasmissione, che finalmente si capisce anche che qui non c'è un movimento oggi di persone che vivono nei salotti. Una delle cose più belle delle sardine, fatemela dire, è che è fatto da cittadini, donne e uomini di tutti i tipi, e noi che facciamo politica dobbiamo darci una mossa, dare delle risposte vere, al di là di quanto ci possano piacere, dare delle risposte vere. Dopodiché, in relazione, perdoni, ai temi che ci pongono. A proposito del suo partito, la cosa che ha detto prima Gabriele è: noi esistiamo sempre, non esistiamo solo prima delle elezioni. Qualcuno si ricorda, certo, ogni tanto che esistiamo anche tra un'elezione e l'altra. Questa mi sembra una grande certo, richiesta. Ma infatti in questi anni, dove le cose hanno funzionato non in relazione a un turno elettorale, poi i risultati si sono visti anche rispetto a noi, Milano, nel senso, certo, che a Milano, ma Bergamo, Firenze, Bologna stessa, cioè dove non ti sei attivato solo perché c'erano le elezioni, allora lì hai raccolto. Se ti attivi solo perché ci sono le elezioni, gli strizzi l'occhio, non li convinci neanche, perché non si fanno fregare, come vi allora, potrà confermare. Allora, io devo andare in pubblicità, Gabriele, non so stesso. Se Alan può fermarsi un momento ancora, se devo andare via un po' prima, no. Allora, no. Alan, ti saluto, torna presto, però abbiamo ancora un sacco di cose, anche a te, tanti auguri, Ala. Pubblicità, torniamo subito, Gasparri, Gabriele, torniamo subito in studio, ancora un momento di pazienza, poi siamo con voi. Mambo italiano. Mambo italiano. Te cosa ha comprato? Regali. Quanto spenderà per questo Natale? 30.000. 30.000 euro di regali? Sì. Sono fortunato. Milano, in una domenica pomeriggio di shopping natalizio nelle vie del lusso della città, dove una camicetta firmata costa più di 9.000 euro e una borsa quasi 3.000, in mezzo a turisti e stranieri, ma non solo, perché tra i negozi dei marchi di moda più famosi ci sono anche italiani e milanesi disposti a spendere cifre a tre zeri. Per la signora ha fatto un bel regalo. Quanto ha speso? 2.100. 1.500 per?
cappotto e un giacca e un abito. Ho speso abbastanza, alla faccia della crisi. Io sono una con le mani un po' bucate. Quanto le è costata questa borsetta? 1.100 euro. Cosa regalerà per questo Natale? Ma guardi, se devo essere sincera, non ci ho ancora pensato. Ma gli occhiali che indossa quanto costano? Non posso dirglielo. Tanto? E se le previsioni di spesa degli italiani per i regali di questo Natale parlano di una media di 169 euro a testa, in queste strade le cifre sono molto, molto più alte. Budget? Illimitato. 500, 1000 euro, adesso vediamo. A regalo? A regalo. 800 in totale per tutti i regali? Ma sì, per oggi, domani ristabilisco un altro budget. Perché qui non c'è crisi? No, qua no, lei cosa ne dice? È sempre Natale per noi. Ma oltre ai conti dello shopping c'è anche il tempo per fare un bilancio più politico di questo 2019 che sta per finire. Come sta andando questo paese? Passiamo alla prossima domanda. Catastrofe, direi. Gli italiani vanno bene, ma è chi ci governa che non va tanto bene. Questo governo, secondo lei, è troppo di sinistra? No, non è troppo di sinistra, assolutamente non è. Ha paura che possano mettere una patrimoniale? Ma secondo me la metteranno. Basta queste tasse che mi stanno ammazzando. Ma qual è il partito che più vi rappresenta? Ah, Lega sicuramente. Direi la destra. Ma ci vuole una persona con un carisma, un gran carattere, e un po' autoritario. Autoritario. Salvini lo è. Cosa si augura per l'anno prossimo? Avere un nuovo governo. E va bene, l'Italia bellezza. Passiamo dalle case di Torremaura senza riscaldamento alla signora che dice: per noi è sempre Natale. Noi ci sentiamo tutti dei pezzenti in questo studio, vi dico la verità. Cioè De Masi praticamente sta pensando al suo Natale e gli viene da piangere. No, io ricordo soltanto che in questi ultimi 10 anni, cioè gli anni della grande crisi, i 6 milioni di italiani più ricchi hanno visto aumentare la loro ricchezza del 73%. I 6 milioni di italiani più poveri hanno visto ridursi ulteriormente la loro ricchezza del 63%. E anche la classe media, che credo siamo quasi tutti noi tranne Gasparri, la classe Gasparri media, che è un lord. Io insomma, sono più povero della conduttrice Mirta, voglio dire, insomma. Ma che ne sai, miei, Gasparri? È la Gasparri, mia dichiarazione, prego. È pubblica, la mia dichiarazione è depositata alla Camera. Sono certamente un cittadino privilegiato. Io e la Sardina. Ma anche il professor De Masi non si butti giù perché scrive, pubblica. Allora Gasparri, prego. No, comunque, e l'altra cosa è che le 10 famiglie più ricche italiane 10 anni fa avevano la ricchezza di 3 milioni e mezzo di italiani. Questo è il tema oggi di fondo. Hanno la ricchezza di 6 vorrei milioni. Sentire voglio Gasparri tornare, e Maiorino. Voglio tornare con Gabriele, ora, ovviamente. A parte il fatto che la pressione fiscale in Italia è troppo elevata, mediamente, quindi è ovvio che bisogna intervenire sui redditi più bassi. Quella che fa sempre a Natale alla fine si adatterà. Ed è bene che questa gente spenda e che consumi, perché se spende e consuma attiva un circuito economico e produttivo. Quindi è meglio che rispendano i soldi che non che se ritengano. Aspetti, ho capito che c'è l'annuncio. Sì, allora sentire. Io voglio tornare invece su un tema più realistico. Conosco Torremaura, conosco le periferie di Roma, tutti le abbiamo frequentate e hanno dato fiducia in maniera ciclica a varie realtà politiche. A sinistra, prima, a volte anche a destra. Dopodiché la riflessione. Ma posso dire una pausa perché voglio sentire che sta succedendo? Un attimo solo. Che succede con. Torno da lei. Lannutti è stato evocato stamattina e si è detto che non poteva presiedere la commissione banche perché ha fatto post e dichiarazioni antisemite. Che cosa sta dicendo Lannutti? La Banca Popolare di Bari. Io ho appena detto che non rilascio dichiarazioni sulle banche. E ha visto, quindi alla fine. Non rilascio dichiarazione sulle banche. Il problema che bisogna che tutti comprendano, io ho passato 35 anni nella mia vita a difendere i risparmiatori e continuerò a difenderli. Grazie. Non teme che la maggioranza si possa spaventare? Milluzzi.
Milluzzi. Io ringrazio. Mirta, allora, come, Mirta, sì, come senti il senatore non risponde sulla commissione banche, ma prima gli abbiamo chiesto se secondo lui possa essere un problema le polemiche sulla sua antica frase per questo tacciato di antisemitismo, si è molto inalberato e ha detto che da oggi, dopo 11 mesi di attesa e di pazienza, partiranno le querele contro i giornalisti che lo hanno scritto, ha fatto il nome di Luciano Fontana, che era nostro ospite prima, il direttore del Corriere, perché devono dimostrare, riporto le sue parole, dove e come lui possa essere antisemita, lui che è stato, che è nipote di partigiani. Si è molto inalberato, adesso cerchiamo di capire se la discussione continua su quello o se invece torna sulle commissioni banche, dove ha detto che non rilascia interviste, ma non rilascia dichiarazioni, ma comunque si rende disponibile se la maggioranza dovesse trovare un accordo sul suo nome. C'è stato anche un siparietto con un senatore di Fratelli d'Italia che ha detto sì, lui è l'uomo giusto e lui lo ha ringraziato. Adesso sentiamo se continua la discussione. Bisogna sempre tenere al primo punto i risparmiatori, il sudato risparmio. Io sono stato. Va bene. Quando posso finire? Prego, finisca Gaspar. Allora, stavo dicendo, parlando delle periferie, che mi sembrano molto più in sofferenza di altri argomenti che pure è giusto trattare, che Toremaro, come altre periferie, ha fatto scelte varie nel corso del tempo. Quello che mi preoccupa, che mi deve consentire di dire, che adesso un tema elementare, stiamo parlando del funzionamento del riscaldamento in alcune zone di periferia, ma stiamo parlando della qualità della vita, dei problemi che sono anche complicati da risolvere, più volte ne abbiamo parlato, alcune periferie sono state progettate male e si trascinano una serie di problemi. Dopodiché dico che a Roma c'è stato anche un ricambio forte, nel senso che i grillini 5 Stelle sono l'ultima generazione venuta alla politica. Lo dico perché loro che fanno un movimento nuovo che non si vuole presentare alle elezioni, non è così facile risolvere i problemi, perché la Raggi dice non posso rinnovare Roma, non posso risolvere tutto. Sì, ma la caldaia si può aggiustare. Dopodiché siamo almeno il riscaldamento, allora, perché sono 3 anni e mezzo che c'è la Raggi. Ho pochissimi Quindi, secondi. Alla fine questa attenzione al nuovismo, perché si è nuovisti tutti a rotazione. Poi quando si va al governo... Maiorino, sulle disuguaglianze, disastro. Vorrei una sua battuta. Il riscaldamento, sì. Eh? Un flash solo. Io credo che quello che diceva De Masi vada proprio preso e deve diventare la piattaforma dell'azione di governo. Cioè il problema in questo paese non è tanto quelli che fanno lo shopping con quelle cifre, che ci mancherebbe, gli auguro di poter continuare a farlo. Il problema sono ad esempio in Italia o in Europa 109 milioni di persone sotto la soglia di povertà. Questa notte 40 milioni di europei vanno a dormire in case con problemi al riscaldamento o non adeguatamente riscaldate. O la politica si occupa di questo o per me non serve a niente. Arrivederci. Arrivederci. E Gabriele, tu torni a trovarmi, così continuiamo a parlarne. Io devo andare in pubblicità, vedo già pronta per me Alessandra Ghisleri e sta anche entrando il professor Sabino Cassese, con cui devo parlare di molte cose che riguardano, diciamo, l'assetto politico di questo paese. Pubblicità, torniamo subito con voi. Eccoci qua, il professor Cassese è già seduto, lo ringrazio di essere con noi. Vedo collegata da Milano Alessandra Ghisleri e vedo qui in studio con me Paolo Sottocorona con le sue previsioni precisissime. Speriamo. Allora, quello che si vede bene è che al sud, parte del centro e il sud, sono molte schiarite e poche nuvole, ma queste nuvole che sono arrivate ormai, vedete, all'altezza di metà Lazio, sono entrate questa mattina dalla porta di nord-ovest, c'è una porta in cui possono entrare queste perturbazioni. Tienila chiusa, sta porta. E la lasciano che aperta. Che ci vuole? Tienila chiusa. No, non si chiude niente, tutto aperto. Allora, è un peggioramento, però per oggi, tutto sommato, ci sarà qualche pioggia, vediamo la cartina, ma sono tutte piogge in prevalenza deboli, cioè il verde sono un millimetro di pioggia, quindi qualche goccia di pioggia, forse su fra Liguria e Alta Toscana qualcosa in più, però insomma è un peggioramento abbastanza blando. Domani c'è un piccolo passo in più, perché vedete che sull'Alto Piemonte, sulla Liguria, compaiono le zone in giallo, se no è in blu, quindi sono piogge da moderati a forti o anche molto forti, mentre al centro c'è qualche debole pioggia, le nuvole però ci sono, e qualche pioggia moderata fra Calabria e Sicilia. Mercoledì si aggiunge ancora un altro pezzetto, perché vedete che
Le zone in cui non piove sono poche, spesso troviamo il blu o il giallo, anche se in maniera isolata, di fenomeni intensi, Calabria e Sicilia, fra Lazio e Campania, ancora una volta l'Alto Piemonte, la Liguria, la Sardegna, anche la Corsica, e quindi insomma è una, sono giornate... Peggiora. Giovedì potrebbe andare addirittura peggio, però se dovessi non esserci io per le previsioni del tempo, su internet c'è questa applicazione... che hanno, che sta girando, meteo in tempo reale. Guardate fuori, vedete che tempo fa. Grazie Paolo Sottocorona. Allora, il professor Cassese è venuto a trovarmi un bel po' di tempo fa ormai e mi disse che era un po' preoccupato dal fatto che in questo paese si parla sempre di schieramenti e mai di politica. Allora ho pensato che era il momento di fare un bel tagliando e capire cosa stava vedendo dal suo osservatorio. Tra l'altro poi arriveremo, perché è successa una cosa molto importante in questo paese, la Corte Costituzionale è stata eletta una persona molto competente, come ha scritto Cassese, e anche donna, perché no? Che meraviglia! Allora, senta professore, le sardine le hanno dato la sensazione che si è rimesso in moto qualcosa di, insomma, di politico nel senso migliore del termine? Io non direi si è rimesso, perché in realtà il paese è stato sempre vivo e attento. E la partecipazione politica passiva, cioè l'interesse per le cose del paese, misurato dall'Istat qualche tempo fa, coinvolge il 70% delle persone con più di 14 anni. Quindi le sardine sono, come dire, emerse, diciamo, ma sono rappresentative. Venute a galla. Sì, sono venute a galla, ma sono rappresentative di un tessuto che è vivo, attento, non amorfo e che quindi in qualche modo tiene gli occhi aperti. Allora, su questo voglio sentire anche Alessandra Ghisleri, perché si è parlato molto di numeri, come sempre accade. Come sapete, Alessandra è un'infallibile sondaggista. Si è parlato molto di numeri in questa fase, i numeri della piazza, i numeri a cui si pensa di poter arrivare. Si è parlato di un 25% evocato da Mattia Santori, a cui è stato un po' inchiodato. In realtà lui parlava della simpatia degli italiani, ma insomma... Tu hai fatto un po' di conti su cosa sono poi, come quanto pesano queste sardine realmente? Sì, ma ripeto, è un esercizio puro, perché non è tanto il numero, ma come diceva il professor Cassese, è il contenuto, cioè è l'attenzione che la gente desidererebbe dalla politica verso dei temi che vengono citati. Si sceglie, hanno scelto una posizione, ecco, questo sì, e più che il valore, perché poi numericamente valgono un piccolo apporto, perché non hanno preso una scelta, non hanno fatto una discriminante, cioè non hanno indicato una strada, hanno detto noi ci posizioniamo contro un certo tipo di politica. Intanto nei focus group che noi facciamo, quelli che hanno argomento politico, c'è proprio la richiesta di una politica più gentile, meno macista, più di aiuto. Forse anche le nuove posizioni di Salvini potrebbero essere, il risultato, ecco, di un suggerimento di qualche sociologo. Allora, questo voglio sentire, professor Cassese, perché ha ragione. In questa Questo weekend è stato un weekend un po' particolare, perché mentre a Piazza San Giovanni le sardine riempivano una piazza simbolicamente importantissima, dall'altra parte Matteo Salvini cambia i suoi toni e parla di fare un comitato di sicurezza nazionale, mettere il paese in sicurezza, lavoriamo tutti insieme, cioè toni molto diversi dal passato. Come legge lei questo cambiamento? Intanto mi preoccupano i politici che cambiano così rapidamente, perché questo vuol dire che non c'è un costrutto stabile, ma che ci sia questa capacità di adeguarsi agli umori del tempo delle persone. Vorrei dei politici che avessero delle linee di condotta, che sapessero dove il nord e dove il sud, e procedessero verso il nord o verso il sud senza sentire gli umori della piazza. Detto questo, è un fatto positivo, perché oggi certamente più che dell'uomo forte c'è bisogno dell'uomo dialogante, c'è dell'uomo che ragiona, c'è bisogno della persona dedita, non delle persone così scappa e fuggi, insomma, ecco. E quindi è un fatto positivo,
Speriamo che sia un fatto anche continuo. Senta, sono 100 giorni di governo Conte oggi, abbiamo fatto i conti precisamente, Conte bis. Che valutazione fa di questi 100 giorni lei? Se dovessi giudicare il governo per l'attività di governo in senso stretto, direi che si è mosso lungo linee assolutamente tradizionali, ma di una tradizione che comincia 40 anni fa. Cioè, per esempio, la legge di bilancio che oggi pomeriggio viene varata, secondo i dati che ho fino a ieri sera, consta di circa 1000 commi. Domanda, c'era proprio bisogno di 1000 commi? Come darle torto? 1000 commi non è soltanto il numero, è anche quello che c'è dentro, va bene? Ci 1000 rivoli. 1000 rivoli, appunto. 1000 mance, 1000 persone accontentate e così via. Se dovessi giudicare poi invece il quadro politico generale, le mie preoccupazioni aumentano perché noi stiamo assistendo alla, come dire, alla frammentazione della frammentazione. Noi abbiamo negli ultimi tempi avuto due forze politiche, Partito Democratico e Forza Italia, nelle quali si sono emerse frammentazioni. Nel Medioevo le chiamavano itio in partes, cioè si va per la propria strada, o persone che vanno per la propria strada. Quindi è il contrario di quello che ci vorrebbe, cioè un po' di coesione, un po' di coerenza. Alessandra, questi 100 giorni dovessi individuare un punto di forza e un punto di debolezza, qualcosa che è rimasto di buono e qualcosa che davvero invece non doveva accadere? Beh, le liti sono le liti, le divisioni, come diceva il professore, sono terribili perché evidentemente non solo sfilacciano anche la credibilità del governo, ma fanno sentire gli italiani, che già si sentono in una palude, ancora più in difficoltà. Qualsiasi movimento, peggiora la situazione, come se fossero in alcune sabbie mobili, e al posto di dare un bastone, quindi un sollievo per uscirne, gli si dà un peso per affondare. E questa è la sensazione peggiore che viene data. Invece la parte più positiva è quella che dell'impegno, l'impegno che c'è nel portare avanti una campagna che vuole salvare questo paese e che gli italiani vorrebbero anche, come dire, imparare a sorridere un po' di più, perché anche gli ultimi fatti che riguardano ad esempio il Banco di Bari e tutto, tradisce, proprio è un tradimento della fiducia degli italiani. Allora, scusa un attimo Alessandra, vedo Toninelli, Toninelli con Andrea Milluzzi. Salve Toninelli, ben trovato. No, in diretta. Salve, Toninelli. Non voglio parlare in diretta. Dite che vado a trovarlo molto volentieri, non per strada, dai. Molto volentieri vengo in studio. È invitato, fissate una data. Oggi diceva il voto di fiducia, non fissiamo una data ora in diretta. La prossima settimana volentieri. Natale, Toninelli. Ci vediamo. Facciamo il pranzo di Natale io e lei. Vabbè, vai, parlaci tu, dai, venitela tu, caro Milluzzi. Allora, devo chiedere una cosa al professore, invece, al professor Cassese. Renzi, la lotta politica giustizia settimana scorsa ha avuto una grande fiammata, il discorso di Renzi. Renzi che sul tema della fondazione Open cita Aldo Moro: non ci faremo processare nelle piazze. Che cosa pensa? È un grido appello giusto? È il modo in cui la politica però tutte le volte reagisce rispetto invece a un problema che ha posto lei, cioè ha lasciato troppo spazio vuoto e quindi la magistratura in qualche modo riempie quei vuoti? Insomma, qual è la sua idea? Intanto c'è il vuoto della politica e l'espressione di Renzi. Ma di questo vuoto è responsabile anche Renzi, nel senso che Renzi ha tutto rimesso alla Leopolda non è venuto fuori con un vero e proprio programma, quindi finché la politica sarà solamente schieramenti e quindi non idee, quindi non speranze, quindi non futuro,
e ci sarà un vuoto della politica. Renzi ha invece ragione, perché il modo in cui è stata condotta questa ma anche altre indagini è un modo preoccupante, perché le procure non avvisano, la Costituzione dice riservatamente gli accusati. Vogliamo dire che è riservato tutto quello che abbiamo letto sui giornali? E poi lo stillicidio. Lo stillicidio, cioè una notizia, una replica di colui che cerca di difendersi, un'ulteriore notizia che fa capire che c'è qualcosa di altro che si sapeva e perché non è stato detto prima, e poi di nuovo una replica e un'ulteriore notizia. Questa specie di dialogo tra un soggetto nascosto sostanzialmente, perché non si sa da dove vengano tutte queste informazioni, e gli accusati e il pubblico, è veramente un modo di fare la giustizia in piazza. Ora, la giustizia deve essere fatta nelle aule dei tribunali, non in piazza. Senta, avrà visto questo dato, questo lo chiedo a tutti e due, questo dato del Censis che a me ha colpito enormemente, devo dire la verità. 48,2% degli italiani è favorevole all'uomo forte al potere. Cioè uno su due sogna in questo paese l'uomo forte. Perché? Lo chiedo anche poi a Alessandro Ghisleri. Beh, il Censis lo spiega, è un, lo metto in termini miei, è un disamore per le attuali forze politiche. È un disamore verso questa continua frammentazione, questo spaccare l'atomo continuamente. Cioè, voi litigate come matti, datemene uno che decide, io mi metto tranquillo. Appunto. Il problema è che l'uomo forte in Italia ha fallito due volte. Crispi nell'Ottocento, Mussolini nel Novecento. Va bene. Ed è, c'è un altro problema, cioè che l'uomo forte oggi auspicato è l'uomo Orbán, cioè l'uomo forte illiberale, autoritario. Vogliamo accettare le limitazioni della libertà religiosa come proclamate da Orbán? Auspicato in Italia, secondo lei, l'uomo com'è? Forte e liberale, perché dice che Italia l'oggetto di ammirazione da parte dell'aspirante uomo forte è la democrazia illiberale ungherese di Orbán. Cioè il modello di Salvini e Orbán, mi dice lei. Esatto, per far nomi è così. E Orbán ha posto delle limitazioni all'accesso ai media, quindi alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà... Ma lei è preoccupato per questo paese, professore? Lei è un signore che ne ha viste tante nella vita, è un magnifico ottantenne che vedo sempre con uno sguardo positivo verso il futuro, ma in questo momento ce l'ha quello sguardo positivo? Certo, io non sono preoccupato, penso, è per questo che ho detto che le sardine non sono riemerse, ma in realtà sono la rappresentazione di qualcosa che c'è nel paese. Io penso che questo sia un paese vivace, orientato bene, e che purtroppo è ingannato dalle narrazioni negative ingannato. Del paese. Ingannato. Pubblicità, torniamo e sentiamo il parere di Alessandra Ghisleri su questo punto che è molto importante. Pubblicità. Mambo italiano. Parlavamo dell'Italia sedotta dall'uomo forte, il professor Cassese ha detto che l'Italia è sana e vivace ma è ingannata. Che ne pensi, Alessandra Ghisleri? Beh, penso che sia così, nel senso che a noi dicono, quando li intervistiamo, i cittadini dicono ogni mattina mi alzo e la situazione è nuova. Ci sono delle arene dove non si capisce più chi sta con chi e dove, e dove le separazioni fanno da preludio a nuove unioni. Io credo che anche guardando i dati, perché anche due anni fa emergeva più che l'uomo forte la guida, cioè c'è bisogno di una etica centrata sui valori di coerenza, affidabilità e quindi di un qualcuno che faccia proprio da bastone per sollevarci, e quindi una guida.
Io non parlerei di uomo forte, parlerei di indirizzo, di una strada, di prospettiva, proprio per essere ottimista. Allora, professor Cassese, un'ultima domanda riguardo la Corte Costituzionale. La prima donna dopo 63 anni, credo, ad essere eletta Presidente della Corte Costituzionale, lei ha detto una gran buona notizia. Qual è il valore aggiunto che può dare Marta Cartabia? Perché è una gran buona notizia? Il primo è quello che deriva dalla competenza, cioè è una persona che per i suoi studi è al centro della problematica più importante che ha la Corte Costituzionale. La donna giusta al posto giusto, esatto, è già una bella cosa. E questo è importante. La seconda è le conoscenze e l'esperienza che ha fuori d'Italia e quindi anche l'occhio di chi non vede le cose sulla penisola soltanto, ma vede la penisola nel mondo. E noi siamo nel mondo. Solo per terza arriva il fatto che è donna. Nel senso che, le posso confessare in diretta una piccola cosa riservata. Mi dica. Era la mia candidata 6 anni fa per la presidenza della Corte Costituzionale. Alla grande! Allora, la Ghisleri e io siamo molto felici, ve lo posso assicurare, che c'è la donna della Corte Costituzionale, certo. E siatelo anche voi. Quando le donne brave arrivano è un gran bel segnale per tutti. Grazie professor Cassese, grazie Alessandra Ghisleri. Pubblicità, a domani. Grazie a voi.